eccoci buongiorno a tutti benvenuti accomodatevi pure così riusciamo anche a partire puntuali che come chi mi conosce sa è una mia preoccupazione quella di rispettare i tempi intanto invito qui a fianco a me il professor Satta perché sarà lui a iniziare i lavori insieme a me con l'opening speech eh, mi metto sul palco così mi vedete Allora, secondo business meeting di, di Shipping Italy dedicato a mercato container. La nostra priorità da quando è stato concepito questo evento era quella di riuscire a mettere a confronto domanda e offerta di spedizioni container. Vieni pure, e direi che ci siamo riusciti. perché abbiamo un 20, quasi 30 caricatori in sala, per cui. Eh, Oggi è l'occasione per creare un bel dibattito e un bel confronto sui trend in atto nel mercato container, lato terminal portuale, lato spedizionieri, lato vettori e soprattutto eh, lato domanda. E quindi chi di fatto sceglie quali, quanti e come eh, spedire la propria, la propria merce. Eh, intanto che aspettiamo che tutti si accomodino il professor Satta, nonché mio compagno di corso all'università, ci accompagnerà con l'opening speech che poi commenteremo in primis con le associazioni di categoria e a seguire con i caricatori, quindi il direttore della logistica Giovanni Satta Team 10 e Università degli Studi di Genova. Aspettiamo ancora solo qualche secondo che così eh, si accomodano tutti. Lo do io, eccolo qua. Davanti e indietro, semplicissimo. Sì. No, spero di no per te. Ok, direi che ci siamo. Ancora benvenuti a tutti. Passo la parola al professor Giovanni Satta che ci darà così modo di eh, ascoltare alcune importanti informazioni sui trend in atto del mercato del trasporto container, lato offerta, lato domanda, lato terminal, lato integrazioni verticali, un bel po' di temi su cui puoi fare dei ragionamenti. A te la parola e un applauso per il professor Satta, grazie. Grazie mille. grazie mille Nicola, ti ringrazio davvero come sempre di darci un'opportunità eh, in un contesto assolutamente unico. Già di base gli accademici fanno finta di essere esperti e ci provano. In questo contesto sarà difficilissimo vista la platea. Quindi per la prima volta avere poco tempo potrebbe essere un'occasione positiva invece che negativa. Il tema è un tema abbastanza ampio, direi. Quindi una serie di driver di cambiamento che stanno interessando il settore, lato della domanda, lato dell'offerta già da un po', ma che in quest'ultimo periodo stanno assumendo dei confini e dei contorni non sempre facili da capire qual è il punto di arrivo. Quindi abbiamo cercato di pensare questa presentazione articolata in tre sezioni principali, dare prima un'occhiata al lato della domanda, osservando quelli che sono i principali flussi di traffico import-export e quelli che sono i principali new trend e requirements che i caricatori e il lato diciamo, della domanda sta mettendo sul tavolo, dall'altra parte lo stato attuale del supply side, quindi lo stato dell'offerta andando a vedere per quanto riguarda soprattutto l'Italia la fleet overview, i principali servizi che interessano i nostri porti e poi quelli che sono i principali operatori su scala nazionale e internazionale per cercare di capire come far bilanciare questi due diversi lati della, me della medaglia attraverso una serie di business strategies e corporate strategies che il settore, quindi molti di voi che siete tutti a questi tavoli eh, stanno realizzando per essere allineati alle nuove sfide ma anche alle nuove opportunità offerte dal settore. Quindi il compliance with la, i constraints regolatori, la sostenibilità, la resilienza della supply chain, la digitalizzazione e ovviamente il tema caldo che è quello dell'integrazione e delle operazioni di MND come soluzione per accelerare i tempi di realizzazione dell'iniziativa in oggetto. È un settore che dopo i numeri incredibili del 2021 nel 2022 aveva, ha conosciuto una certa caduta, una, una riduzione del traffico intorno al 4%, 3.9% su scala internazionale. L'anno 2023 si sta andando a chiudere con una sostanziale tenuta, con tutte le caratteristiche di quello che è l'andamento chiaramente stagionale che caratterizza il settore. In questo l'analisi dei dati a livello mondiale mettono in evidenza come nel 2022 abbiano sofferto un pochino tutte le direttrici di traffico, con alcune eccezioni per quanto riguarda l'Europa. Molto interessante quello che, sta che stava succedendo in Medio Oriente e la possibilità per Genova, ma più in generale per il sistema portuale nazionale, di diventare un hub d'accesso rispetto a questi flussi che non risultano in caduta ma anzi in crescita. Il 2023 ha lasciato alcune sorprese sul campo, con un andamento abbastanza a due velocità per quanto riguarda il sistema portuale nazionale, con alcuni porti come Savona, Trieste e Civitavecchia che addirittura hanno avuto delle performance to digit growth, quindi con un tasso di crescita del 19-15% e quant'altro, alcuni porti un pochino più in tenuta come Genova e anche un pochino la Spezia e alcuni porti esposti alle difficoltà di, del riadattamento rispetto ai cambiamenti che stanno avendo luogo a livello sia internazionale sia a livello nazionale. In questo scenario abbiamo un'Italia che comunque tiene bene con un più 2,4% rispetto al 2021 nel 2022 e 11,5 milioni di Tiu eh, di handled a livello di sistema portuale nazionale come combo di quello che è successo nei porti di gateway ma anche in quelli di transshipment basti pensare da questo punto di vista l'incidenza di gioia tauro che ehm, presenta 3.37 milioni di movimentato nel 2022 con un più 7% quindi questa immagine ci aiuta a capire come il mondo del container interessi una larga, eh, un largo numero di autorità di sistema portuali in modo più o meno significativo, ci fa vedere come l'andamento degli ultimi 15 anni, 15-16 anni dal 2005 ad oggi registri una capacità del sistema portuale di fare sistema, scusate il bisticcio di parole, con una crescita dei ti movimentati da 9.7 a oltre 11,5 con un supporto appunto sia dell'attività di transhumance sia ancora di più di quelle gateway. Per quanto riguarda quelle che sono le, le principali aree di origine e destino dei flussi di traffico di cui stiamo parlando, questa figura, che è basata sui dati dell'Agenzia delle Dogane, mette in evidenza quelle che sono le aree più interessanti dal punto di vista geografico a livello nazionale per il sistema portuale eh, italiano. In particolare, differenziando a sinistra i flussi in export e eh, a destra i flussi in import, e consentendoci di capire come il nostro sistema portuale sia fatto da porti tipicamente esportatori, come per esempio quelli che fanno parte della DS. Del Mar Ligure occidentale, del Mar Ligure orientale ed altri invece caratterizzati da una sovrabbondanza di attività in import, come può succedere, per esempio, a livello di ADSP del Mar Ligure della Sicilia orientale. Avete i bilanciamenti e avete i, valori contro, i controvalori movimentati a livello di tonnellaggio complessivo dell'ultimo anno disponibile, che in questo caso, ahimè, purtroppo è il 2019 che cosa sta succedendo a livello di principali trend e che cosa sta succedendo a livello di domanda. Essenzialmente abbiamo, secondo il nostro gruppo di lavoro, abbiamo quattro aree principali di richiesta dal punto di vista non solo dei produttori, dei caricatori, ma diciamo tutto il mondo, anche fra i forward e spedizionieri, sono una maggiore ricerca e attenzione per la sostenibilità, una maggiore attenzione alla reliability e alla capacità dei, delle catene logistiche internazionali di essere resilienti, uno sforzo che avviene ormai a livello di supply chain integrata verso la digitalizzazione e poi sempre di più la richiesta per servizi ad alto valore aggiunto, i VAS, value added services e servizi sempre più orientati alla logica del door to door. Questo è quello che abbiamo cercato di riassumere in estrema sintesi per quanto riguarda il la, eh, lato della domanda. Dal punto di vista invece del, dell'offerta che cerca di intercettare questi trend e queste opportunità di sviluppo del settore, Abbiamo cercato di effettuare l'analisi con dei dati un pochino più originali, sviluppando alcuni dataset dedicati. In particolare, un primo dataset viene ad essere costituito dal team di Team 10 attraverso l'analisi dati HSC Web, estraendo tutte le navi che abbiano come group owner, come register owner, come operator, come ship manager o come technical manager un soggetto che sia domiciliato in Italia. Dopodiché, attraverso una serie di attività di data integration e data cleaning, è stato sviluppato un dataset costituito da 156 navi, contenente all'incirca 33 differenti variabili, le cui diciamo, categorie di appartenenza vengono brevemente richiamate all'interno di questa slide, quindi dati identificativi della nave, ownership, governance e management, caratteristiche tecniche, status e cantiere di costruzione e dati relativi ai motori e sistemi di propulsione. Il set, il, lo scopo di sviluppare questo database è quello di cercare di capire lo stato della flotta che è in qualche modo riconducibile a interessi e scelte strategiche del mondo nazionale e quello che troviamo qua è una rappresentazione dei dati e delle informazioni principali organizzate per operatore, stato della nave, ship, type, class. Chiedo scusa se andiamo molto rapidi, ma i con calma è. perché intanto siamo partiti con oh, tre minuti grazie. in anticipo. Per cui... Grazie, uh, scarico un attimo. Grazie. <ride> Eh, quindi, sulla base dei dati riportati in questo database, possiamo vedere come il settore a livello nazionale esprima una certa consistenza, con appunto diciamo 156 navi riconducibili a vario titolo all'interesse degli operatori o dei technical manager delle navi, con interessanti dati relativi alla, alla age class. Si evidenzia infatti come, seppur una parte dell'armamento e del, della fleet sia non più troppo giovane, ci siano stati comunque anche interessanti investimenti nell'ultimo quinquennio che dimostrano lo sforzo dell'armamento per cercare di essere a passo coi tempi e con la nuova normativa. Per cercare di cogliere meglio la capacità del sistema nazionale di esprimere un livello di servizio all'altezza dei requisiti della domanda, abbiamo poi investigato quelli che sono i principali servizi sui singoli porti del sistema italiano evidenziando in particolare quello che è la toccata media in termini di TU, quello che è il tempo medio di permanenza in porto e infine quello che sono il numero di call avvenute dal 1 gennaio 2023 fino ad oggi. Quindi abbiamo all'incirca 2700 eh, TU per toccata, con un tempo medio di 21 eh, ore e con un numero di call per i porti che sono stati inclusi nel sample, ovvero tutti quelli che abbiano attività relative al container, che sono di 11.369 su dieci mesi, quindi possiamo dire che il sistema nazionale è in grado di offrire un livello di servizio assolutamente molto interessante con specificità che caratterizzano i singoli porti. Una slide un po' densa, se mi dovessi mettere a leggerla tutta Nicola non mi inviterebbe mai più, è già adesso abbastanza a rischio, quindi eviterò di farlo, giusto per capire, per ciascun porto abbiamo il numero di toccate il numero di compagnie che servono quel porto, il numero di servizi, la frequenza call settimanale, l'average size, il tempo di, di permanenza in porto medio. Solo per far capire, abbiamo realtà come Genova che hanno 3.600 toccate all'interno del periodo considerato con oltre 35 compagnie e 78 servizi sul porto, una, una call media di in frequenza settimanale di circa 44-45 e un average size di 3.200 tiu. E poi se andiamo a guardare le diverse realtà che compongono il sistema nazionale, mettono in luce la capacità del sistema di esprimere un'eterogeneità nel livello di servizio che consente un pochino a tutto il lato della domanda di trovare in un modo o nell'altro il tipo di portualità e il tipo di servizio che è più rispondente rispetto alle specificità della domanda stessa. Eh, qua... Scusami se ti interrompo. Eh, se qualche duno poi, al termine della presentazione, avesse delle curiosità, delle riflessioni, delle domande da porre al professor Satta, approfittiamone, abbiamo almeno un paio di microfoni da passare tra il pubblico, per cui nel caso chiediamogliela anche subito, ovviamente chi sarà invece il primo panel lo commenterà. Questa Vai. è una carognata. Perché no, vabbè, perché merita, merita, secondo me, fare alcune riflessioni. Poi, ecco. Assolutamente scherzato. Per quanto riguarda la connettività dei nostri porti, un indicatore che viene su. Spesso utilizzato è il Port Ninership and Connectivity Index, che è il PLCI, che evidenzia come i tre porti che a livello nazionale siano quelli in grado di meglio servire a livello di Forland, sono Genova, Gioia Tauro e La Spezia, e a destra trovate quelli che sono i parametri che aiutano a meglio stimare e capire la modalità di calcolo di questo indicatore. Comunque ci collochiamo in maniera decente a livello nazionale. Guardando all'offerta su scala invece mondiale, alcuni numeri di estrema sintesi, chi parlerà dopo di me sicuramente meglio di me avrà modo di approfondire ciò che sta succedendo a livello di corporate growth strategies mondiale. Abbiamo MSC ormai saldamente al comando con oltre il 19,3% 19 del market share, seguito da PM PMMersk con il 14,8%, CMACGM Group con il 12,5%, Cosco Group con il 17%, Apagloi con il 6,9%, i grossi, i grandi player. A livello mondiale sono tutti comunque fortemente interessati alla mh, portualità italiana e sono espressi a vario titolo attraverso una serie di soluzioni di servizio e di offerta all'interno del nostro paese. Abbiamo anche l'andamento di quelli che sono la capacità della flotta di ciascuno di questi eh, armatori a livello di TU correnti, quindi la capacità attuale, e quelle che sono l'order book e gli investimenti che vengono realizzati. E la situazione mostra come, nonostante la difficoltà sul lato dei noli, che vedremo tra poco, l'armamento sta continuando a investire su scala mondiale e con MSC e CMA direi assoluti eh, player indiscussi e protagonisti indiscussi seguiti da Cosco. Altri operatori, non dico che stanno tirando i remi in barca, ma hanno rallentato gli investimenti rispetto al totale della flotta esistente, come APMS e, e anche Apagloid. Per quanto riguarda poi la tipologia di asset in cui stanno investendo, abbiamo alcune strategie non sempre identiche. Si è parlato per anni, direi ormai per decenni, di gigantismo navale, alcuni operatori stanno continuando in questa direzione, preferendo per quanto riguarda il New Order Book una flotta sopra i 10.000 TU, altri operatori, soprattutto in una logica di potenziamento del feeder e dei traffici regionali, stanno ritornando non di quel piccolo, ma lievemente meno grande. È interessante osservare come negli ultimi due anni e mezzo, direi dal 18-19 in poi, si sia assistito progressivamente a uno scollamento tra quella che è la percentuale di capacità di ciascuno di questi grandi player e quello che è la loro market share. L'unico soggetto che ha mantenuto una certa... Prossimità fra questi due valori, quindi percentuale di capacità espressa worldwide e market share worldwide è MSC. Altri operatori hanno incontrato alcune difficoltà con un progressivo scoslamento tra l'operator capacity e la market share. Diciamo che da questo punto di vista sembrerebbe che MSC rispetto ad altri se ne sia un pochino approfittato in termini positivi, riuscendo a guadagnare progressivamente quote di mercato, come dimostrato dai dati precedenti. Per quanto riguarda eh, la vera natura. Globale, internazionale di questi ocean carrier. Anche qui in realtà molto potrebbe essere detto. Se andiamo a vedere la ripartizione per principali aree di traffico dei player di cui parlavamo prima, in realtà abbiamo un gruppo non così nutrito di soggetti realmente globali capaci di operare in tutte le diverse aree portuali internazionali, essenzialmente i soliti noti MSC, APM, MERSC, CMA CGM, COSCO, eh, APAGLOID e progressivamente direi anche ZIM, mentre molti altri soggetti si stanno un pochino regionalizzando, pur mantenendo chiaramente un, eh, una struttura altamente internazionale. Ma è interessante vedere come esistono anche dei veri e propri specialist regionali, avete qui alcuni numeri che ci aiutano a capire questo tipo di trend. Per quanto riguarda i freight rate... Purtroppo siamo ancora in una situazione complessa per il settore, dopo i numeri eccellenti di qualche tempo fa ormai siamo ritornati verso la normalità, stiamo sperimentando ancora un elevato livello di volatilità e questo non aiuta il settore perché fare forecasting, fare investimento con andamenti così eh, volatili e con una varianza delle performance così imprevedibile rende veramente complesso investire in un settore altamente capital intensive e con una serie di requirements normativi, specie ESG related e basate sull'ambiente che sono a volte veramente massacrano l'armamento, E quindi fondamentale anche sviluppare la capacità di fare forecasting nel medio e lungo termine nonostante condizioni di contesto fortemente esposte a variabili, eh, diciamo... Non controllabili. Questo espone anche a scelte e cambiamento di strategia emergente dell'ultimo minuto, che viene rappresentato molto bene, molto chiaramente, da ciò che succede sul blank sailing. Qui avete l'expected e quello che è già successo tra la week 45 e la week 49, quindi tra il 6 novembre, 12 novembre e il 4 dicembre, 10 dicembre. Abbiamo di 650 partenze programmate totali 52 cancellazioni che sono pari all'8%, non equamente distribuito per differenti aree geografiche di interesse, 42% sulla transpacifico est, 38% sulla rotta Asia nord Europa e med e solo 19% sulla rotta transatlantica ovest. Sembrerebbe che l'Europa in questo momento sta tenendo meglio di altre aree, anche per ovvie eh, ragioni connesse al reshoring, connesse alle problematiche collegate al conflitto bellico e quant'altro. Allora, considerato quello che è lo stato della domanda e quello dell'offerta, possiamo identificare alcuni main trend che stanno caratterizzando e ci aspettiamo che caratterizzino sempre di più l'industria. Tempo disponibile? Due Quattro minuti. minuti. Perfetto. Alla grande. <ride> Essenzialmente è difficile selezionare tra un'ampia pletora di focus eh, da dare a, questo, a questa presentazione. Abbiamo ritenuto interessante soffermarci sui problemi del compliance rispetto ai requisiti normativi e che sono strettamente collegati alla sostenibilità e all'inquadramento ISG con la nuova normativa IFRAG, ma non è l'unico tema, il tema della supply chain resilience e poi la digitalizzazione, ovviamente i grossi fenomeni di integration, di integrazione verticale e di operazioni di M&A. Non vengo a raccontarvi qual è il quadro, regolamentare, cioè il quadro legale di riferimento perché lo conoscete certamente meglio di me, sicuramente è un quadro che nell'ultimo quinquennio si è diciamo, arricchito, per usare un termine positivo, ma è diventato più irto di una foresta. E eh, quello che ha determinato è stata una crescente attenzione nei confronti della sostenibilità all'interno di questo settore, con alcuni operatori che hanno effettivamente investito degli ammontari di capitale non, non visti prima, nella logica del greening, nella logica della sustainability e quant'altro. I grandi player hanno voluto optare per investimenti nell'NG già da qualche anno. Una forte attenzione al metanolo, penso per esempio a CMA, CGM, forte attenzione anche verso gli sviluppi futuri che potranno venire dall'ammonia ridi, anche se ad oggi non esistono soluzioni tecniche effettivamente implementate in modo considerevole all'interno del settore, e poi mille altre strategie, tra cui il ricorso alle batterie e quant'altro. Qui avete un tentativo di riassumere un pochino quelle che sono le principali linee di intervento dal punto di vista della sostenibilità su, eh, sul settore complessivo. Quello che è interessante osservare da questi dati che sono dati Clarkson di gennaio 2023, come un tema qual è il GNL o l'LNG che fino a un 3 o 4 anni fa sembrava essere veramente minoritario rispetto al settore e infatti se guardiamo la consistenza dell'adozione dell'LNG sulla flotta attuale, Cuba ad oggi ha ancora un 5 4 5%, se andiamo a vedere l'order book, abbiamo circa il 45, il 41% delle, solute, delle nuove navi ordinate ai cantieri che sono LNG ready o LNG già eh, con, cioè, effettivamente LNG. Questo significa che il settore sta cambiando faccia in un arco temporale veramente brevissimo con uno sforzo immane sia dal punto di vista degli investimenti realizzati sia dal punto di vista dei rischi visto quanto cambia velocemente la normativa, basti pensare ai recenti cambiamenti sul CII e con poco supporto perlomeno se parliamo su scala nazionale da parte del... Eh, diciamo degli organi competenti, senza fare nomi specifici. La sostenibilità viene vissuta in modo completamente diverso all'interno del settore da quelli che sono i caricatori, i produttori e i frame forward da una parte e l'armamento dall'altra. E la visione che tutto il settore ha di come si può essere sostenibili cambia da un anno all'altro. Allora, sono sicuramente interessanti queste due slide prese da un lavoro della Cunha University. Che ci fanno vedere a sinistra i cambiamenti di quali sono le priorità per ridurre l'impatto ambientale all'interno del settore, dichiarate congiuntamente sia da carrier sia da shipper nel 22 e nel 21. Allora, guardiamo per esempio il liquefied natural gas, che nel 21 veniva considerata poco significativo, nel 22 passa da circa 9% di respondence al 21% di respondence, più di due volte quelli dell'anno prima. Se andiamo a vedere invece il biodiesel, anche qui abbiamo un'altra crescita consistente. Invece l'anno scorso, nel 2021, scusatemi, l'idrogeno e il fuel cell era considerato praticamente già disponibile, sbagliando, e nell'arco di un anno c'è stato più che una divisione per tre di quelli che credono che siano la soluzione. Ancora più interessante è vedere la differenza di percezione all'interno della domanda e dell'offerta. Quindi abbiamo gli shipper da una parte che credono moltissimo alla logica del... Hydro Vegetable Oil e moltissimo alle batterie, mentre i carrier sono molto più concentrati su soluzioni come il biodiesel o come il liquefied natural gas. E questo non è facile da mettere a sistema perché sempre più spesso le supply chain saranno fortemente integrate anche da un punto di vista non solo tecnologico, ma anche di requirements ambientali. Per esempio abbiamo il 53% dei rispondenti a questo studio che dicono che hanno già sviluppato un piano specifico per il rientro e la decarbonizzazione, che interessa esclusivamente per ora la propria flotta aziendale, si riferiscono estremamente ai truck, ma già un 12% che sta chiedendo il carbon footprint ai propri provider. Quindi significa che sempre più spesso avremo un'integrazione che non è solo informatica, informativa, non è solo... Di standard tecnologici hard, ma sempre più spesso anche dal punto di vista degli standard tecnologici di tipo soft, come per esempio il greening e lo sviluppo di soluzioni per l'abbattimento dell'impatto dell ambientale. Per quanto riguarda l'altro tema, la resilienza, dopo uno o due dei grossi eventi di natura esogena, non sempre di natura antropomorfica, ma comunque riconducibili a variabili esogene che hanno interessato il settore, il settore ha incominciato a capire che non sono black swan, non sono cigni neri, bisogna essere preparati costantemente, ogni, quasi ogni 6-12 mesi, a un evento shock che impatta sul, sul settore. Quindi i caricatori e la domanda sta chiedendo sempre più alle supply chain internazionali di diventare resilienti e di diventare capaci di far fronte a urti non previsti. La digitalizzazione è una parolina fin troppo utilizzata, chiedo scusa, non andava assolutamente inserita perché è uno dei grandi driver che impatteranno tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, consente l'ottimizzazione dei processi e l'aumento dell'efficienza delle attività operative, consente di ridurre i costi, consente di avere una maggiore facilità nella condivisione dei dati, aumenta la qualità del servizio in logica integrata, permette di avere un maggiore supporto nelle decisioni strategiche. Pensiamo ai recenti sviluppi dal punto di vista dei DSS, i decision support system, un incremento nella flessibilità e ovviamente, se ben utilizzata, <coughs> anche un incremento nei livelli di safety e nella riduzione degli incidenti. Per tutti questi benefits positivi ci sono altrettanti rischi e problematicità che andrebbero affrontate con serietà. Un'altra chiave di lettura con cui il settore sta cercando di dare risposta alle, eh, alla domanda è quello di sviluppare strategie a livello corporate che implicano un certo incremento nel grado di concentrazione attraverso operazioni di integrazione orizzontale, operazioni di, di integrazione verticale che vengono realizzate essenzialmente attraverso la logica dell'M&A. È un, un elemento che caratterizza tutti i grandi big. Qua abbiamo voluto riassumere mettendo Mask, CMACGM, MSC, Cosco e Apagloid e andando a vedere solamente negli ultimi due anni, nell'ultimo biennio, quali sono state le operazioni di discesa o di salita lungo la, eh, diciamo, la filiera e potete capire come ciascuno di questi operatori sia andato ad entrare sia nella parte di port operation, sia nella parte di inland logistics service, sia addirittura in molti casi nell'air cargo transportation. Quindi si tratta di un trend che non si può fermare, bisogna capire quali sono le regole da settare in modo tale che ci sia una fair competition e non ci sia un'alterazione delle condizioni di mercato, tali da danneggiare ovviamente la competitività delle supply chain e lo stato complessivo delle cose. Spero di essere stato sufficientemente nei tempi. Marzo. Bravo. Direi di sì. Mi ero portato avanti conoscendoti con due o tre minuti di anticipo. Intanto, allora invito i e relatori della prima tavola rotonda, raggiungimi sul palco. Quindi Zeno D'Agostino per Espo e Assoporti nonché Authority di Trieste e Monfalcone, Stefano Messina per Assarmatori, Luca Becia si termina si collega eh, da remoto perché per ragioni familiari non può essere qui tra noi adesso, Alessandro Pitto di Fede Spedi, Ignazio Messina per Fise Uniport. Intanto qualche duno ha qualche domanda? Eh, sì, sì, prego, venite. Domanda o curiosità da porre al professor Satt al quale nel caso ridiamo il microfono? Io ad esempio personalmente sono rimasto abbastanza colpito soprattutto dalla forbice dove si vedeva, prego, dove si vedeva eh, la capacità di stiva dei carrier rispetto al market share. Mettetevi pure ecco, più al centro possibile, perfetto, perché secondo me quella è abbastanza indicativa di che cosa potrebbe succedere nel... Nel prossimo futuro. Se nessuno mi chiede la parola, io questa domanda la faccio a loro. Allora partiamo da Zeno d'Agostino. Che riflessioni induce una presentazione di questo tipo al presidente delle Port Autority Europee, presidente del porto di Trieste e Monfalcone, oltre a porti, Dal punto di vista portuale, quale dinamiche vedi per il futuro prossimo? Ricordiamo che ci rivolgiamo soprattutto a. Caricatori, quindi spedizionieri, direttori della logistica, a te la parola. Ma diciamo una serie di riflessioni che già in qualche modo stiamo facendo da qualche anno a livello di sistemi portuali. No? Io penso il primo elemento sia questo. Ormai nessun porto è un porto e basta, anche in Italia, a prescindere da quella che è la denominazione che abbiamo dal 2016, cioè che siamo autorità di sistema portuale. Più di qualcuno, in questo caso parlo come Trieste, eh, porto l'esperienza personale, ha investito nella creazione di sistemi. Perché? Perché fondamentalmente quel ragionamento di integrazione verticale che caratterizza insomma, da un bel po' di anni, ma che ha avuto le accelerazioni, soprattutto negli ultimi anni, da parte dei grandi operatori, non solo container, anche negli altri settori. È chiaro che in qualche modo deve essere armonizzata con uno sviluppo di gestione infrastrutturale che sia armonico rispetto a questo tipo di evoluzione. È una cosa che quindi abbiamo messo in campo, quindi oggi non siamo autorità di sistema portuale solamente perché abbiamo cambiato nome, ma almeno per quanto mi riguarda, perché gestiamo Trieste, Monfalcone, perché siamo soggetti importanti dal punto di vista. Della governance e del government, anche non solo della governance diretta, quindi della gestione di infrastrutture logistiche che stanno vicine ai porti o nei porti, addirittura nel nostro caso eh, sono anche il presidente della zona industriale. Quindi la visione è un territorio e in qualche modo si deve proporre a quello che è il mercato, che è fatto chiaramente dai caricatori, che sono quelli nazionali piuttosto che shipper o soggetti, diciamo i global player internazionali sempre più integrati dando un'offerta che sia in qualche modo armonica rispetto a questi fenomeni che abbiamo visto. Quindi fondamentalmente noi oggi si offre banchina, si offrono magazzini, si offrono aree di eh, localizzazione dei potenziali clienti chiaramente che eh, gli shipper eh, rappresentano. Dall'altra parte c'è un altro tema che è fondamentale, che è collegato alle cose che abbiamo visto, ma che è chiaramente è collegato a quello che è successo. Io dico che dal Covid in poi si è rivoluzionata totalmente la gestione logistica. Fondamentalmente, siamo tornati a una visione, insomma, per sintetizzare, per semplificare. È chiaro che ci sono elementi diversi, ma si è passati da, eh, da una gestione a scorte zero a una gestione dove invece le scorte sono sempre più importanti, perché chiaramente se. Uno va a vedere la slide di quella che viene chiamata appunto la resilienza del settore. Di fronte a un andamento schizofrenico dei noli che in qualche modo rappresenta la schizofrenia di quello che è successo negli ultimi tre anni, eh, tu devi essere in grado, soprattutto loro devono essere in grado di rispondere esigenze del mercato, avendo chiaramente una, un livello di scorte totalmente differente da diciamo quello... Diciamo che... peraltro che in alcune scelte strategiche dei caricatori, più o meno scorte, più o meno scelte di un certo tipo, credo abbia pesato anche molto le criticità, le congestioni che si sono viste in alcuni porti. Che sono quelle, quelle che si riflettono nei noli. Oltre ai noli, esatto. So ma i noli sono condizionati da quello, cioè alla fine... Il tema vero è che tu hai avuto un aumento spropositato dei noli a fronte di non un aumento dei costi, certo. ma invece di un aumento di tutta una serie di problematiche che gli armatori prima non dovevano affrontare e eh, di cui si sono dovuti prendere carico. Vediamo quello che sta succedendo a Panama in questo momento. No? Certo. Si mette all'asta il passaggio certo. da Panama. In qualche modo, tra virgolette, si è messo all'asta lo spazio sulle navi. Eh, le navi avevano chi aveva la capacità di pagare dei noli che erano cresciuti sulla nave ci saliva, altrimenti non ci salivi più. Questo, questo tema qui fondamentalmente crea una schizofrenia che si ribalta chiaramente, la vediamo nell'andamento dei noli. Ma che significa fondamentalmente incapacità di poter prevedere quello che è il futuro. A questo punto il logistico, bravo, non può che fare altro che dire: Va bene, siamo stati in un mondo perfetto fino a ieri, il just in time era comunque il modello di riferimento della logistica, oggi non lo può più essere e quindi torniamo, torno a dire la banalizziamo, ma da un Toyotismo ritorniamo a un Fordismo, ho bisogno di grandi scorte, altrimenti non riesco a rispondere al mercato. Anche se lo stoccaggio ha un costo e allo stesso tempo il porto, il terminal container spesso poi ti garantisce anche di una, avere una certa flessibilità, meno magazzino, più container in sosta? Le soste costano quindi è chiaro che tu hai tutta una serie di elementi che un sistema territoriale deve essere in grado, il sistema portuale deve essere in grado di dare al mercato. Siccome so che fino a una certa durata internamente al porto in qualche modo il costo è tollerabile, a quel punto mi devo preoccupare del fatto che le soste sono molto più lunghe, il deposito, fondamentalmente eh, lo stoccaggio è molto più lungo e a quel punto non può essere la banchina o il terminal a dare quella disponibilità, ma deve essere un sistema eh, di stoccaggio, di magazzini, di depositi che sta fuori dal porto ed è quello che abbiamo messo in campo. Quindi fondamentalmente l'equazione è: più diciamo, schizofrenia c'è dal punto di vista dei noli, che riflette chiaramente una schizofrenia di tutta una serie di altri elementi, di fattori della logistica globale, e più devo essere in grado di fornire capacità di stoccaggio. Questo è un po' il ragionamento che abbiamo fatto. Chiaramente a questo punto acquisisce un valore fondamentale. La zona franca, le free zone, perché è chiaro che io, se, ti, se io ti posso permettere di stoccare delle merci, che siano prodotti finiti, semilavorati, componenti, materie prime e quant'altro, ma in un'area in cui io riesco a congelare quelli che sono i costi di tipo doganale e quant'altro, meglio è. E quindi è chiaro che cioè, l'equazione è a fronte di questo ragionamento, che secondo me sta diventando insomma, è, in questo momento non vedo uscite da questo tipo di ragionamento. È chiaro che io ho bisogno mercato e chiaramente ci deve essere l'offerta che si adegua una capacità di un sistema portuale di gestire tutto questo con luoghi in cui stoccare le merci dove tutto questo costa meno. Quindi il ruolo delle ZES, ZLS, Frizzon, abbiamo il porto franco a Trieste, piuttosto che le zone franche, i grandi, i grandi porti franchi che ci sono in giro per il mondo, acquisiscono valore con questo tipo di eh, visione che abbiamo appena avuto. Facciamoci anche a quello che ci raccontavamo prima a proposito di soste in porto e quello che dall'Europa sembra arrivare come nuova regolamentazione piuttosto che un qualcosa che potrebbe impattare in maniera insomma, importante sulle catene logistiche dell'azienda. Sì, si ragionava a Bruxelles la settimana scorsa perché allora c'è un tema importante dell'ampliamento dell'emission trading scheme e quindi dell'ETS anche allo shipping, quindi chiaramente con un aumento visto che vengono tassate le linee eh, sia extra-UE su UE che infra-UE. È chiaro che ci sarà un aumento dal punto di vista dei noli, vedo che già qualche armatore si è adeguato, l'ha già, già, già trasferito ai noli e quindi è chiaro che, però, eh, che cosa succede? Che avremo una fuga da alcuni porti, chiaramente i primi eh, ad esserne toccati sono i porti di tranship mediterraneo europei, che chiaramente nel momento in cui trasferisco il tranship fuori dal porto europeo evito tutta una serie di tassazioni. quindi... Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Malta stanno eh, attaccando Bruxelles su questa, almeno sulla modalità con cui viene applicato l'ETS. Poi c'è un altro ragionamento che stavamo facendo sempre a Bruxelles perché abbiamo visto che c'è in questo momento in corso un ragionamento importante dal punto di vista della creazione di un soggetto unico doganale a livello, a livello europeo. E alcune delle tematiche che mettono in campo appunto a livello di commissione rispetto a quelli che sono i temi doganali è quello della riduzione delle soste appunto o comunque del deposito delle merci all'interno dei porti. È chiaro che l'effetto dell'ETS, ci stiamo rendendo conto noi dai porti del Sud Europa, avrà un impatto più forte chiaramente a livello mediterraneo, vedo che Rotterdam se ne preoccupa meno, Anversa uguale, potenziale trasferimento chiaramente di transshipment sui porti eh, UK che chiaramente non essendo UE sarebbero tassati meno rispetto a quello che è il transhipment che viene fatto a livello di porti eh, europei, si ragionava appunto con qualcuno di Rotterdam e quant'altro che forse il fatto che la Dogana imporrà una riduzione della sosta delle merci nei porti europei potrebbe in quel caso toccare i porti invece del nord Europa, cosa che invece sembrano toccarli dal punto di vista dell'ETS, quindi si stava ragionando sul fatto che se questa modalità di modifica da parte delle dogane europee della tolleranza rispetto alla sosta delle merci all'interno dei nostri porti eh, finirà, eh, ci sarà probabilmente un trasferimento anche sui porti del nord Europa di merci che andranno eh, diciamo a depositarsi nei porti eh, UK che saranno in grado, invece non saranno sottoposte alle normative europee. Quindi anche su questo staremo attenti come ESPO, come Associazione Europea dei Porti staremo attenti perché questa è una dinamica meno conosciuta anche perché comunque è in fieri, quindi in questo momento è, è in fase di sviluppo e quindi staremo attenti perché il problema vero è che spesso le logiche sia di tipo ambientale no? e quindi tutto ciò che la DG ambiente fa con l'ETS piuttosto che le logiche di tipo fiscale e doganale non si rendono conto di quelle che sono le evoluzioni reali della logistica a livello globale, della portualità a livello continentale, quindi poss possiamo creare più eh, diciamo, favori alla portualità extraeuropea piuttosto che a quella europea con normative che sono di origine eh, comunitaria. Prima di andare da Luca Becce in videocollegamento, chiedo a Stefano Messina a Assarmatori, eh, lato appunto compagnie di navigazione, che tipo di messaggi possiamo dare oggi in positivo o in negativo a... A una platea di caricatori? Buongiorno a tutti e, e grazie. Vado subito sì. a, al punto, eh, ma direi la prima considerazione è questa, eh, prendendo ispirazione da, dall'esposizione del professor Sato. Allora, eh, armamento, compagnie italiane, rispetto ai numeri che abbiamo visto, Sommando la capacity, quindi eh, supply side, eh, di tutte le compagnie italiane nel mondo dei contenitori, consolidandoci, non raggiungiamo lo 0,7-0,8%, quindi siamo ampiamente sotto l'1%. Perché dico questo? Non per non evidenziare un particolare merito di essere compagnia di linea italiana che ha la sua valenza, la sua capacità competitiva, soprattutto grazie a un istituto che ormai ha 25 anni e che in Europa stiamo negoziando il rinnovo delle sue condizioni per il mantenimento della competitività. Quanto per dire che ehm, una funzione di presenza pubblica sul mercato del trasporto marittimo internazionale non ha senso. Tant'è che eh, le eh, più recenti privatizzazioni anche di compagnie statali di paesi aderenti all'Unione Europea sono trascorse e sono stati casi di successo. Tuttavia è importante avere collegamenti eh, per un paese come il nostro che abbiano anche una funzione pubblica. Mi riferisco ovviamente alla continuità territoriale alle autostrade del mare, al trasporto pubblico locale. Con ciò non voglio andare fuori argomento, ma voglio dare un contributo nel dire che non è rilevante per l'industria, per il cliente, avere necessariamente una compagnia nazionale. Lo è per altre funzioni. Sempre col cappello di armatori, quindi mh, eh, associazione armatoriale e amministratore azionista di una compagnia di linea dico è importante invece la politica portuale perché armatori che abbiamo lo 0.0% del mercato e abbiamo invece una quota molto più rilevante come eh, sempre eh, supply side ma Italia no global mondo invece è molto rilevante avere delle infrastrutture portuali eh, capaci, competitive. E qua c'è l'osservazione, chiamiamola di carattere sempre molto diretta, pragmatico, poco politico, di fare delle scelte coerenti in un'ottica sistemica, in un'ottica di anche saper fare scelte nei territori a seconda eh, dei carichi, a seconda quindi del tipo di... Eh, funzione pubblica che ha l'infrastruttura portuale. Professor Satta andate a vedere dove si concentra eh, lato demand eh, la necessità di avere collegamenti con i porti. Dicendo, il mercato di fatto le sue scelte le ha già fatte. È evidente, cioè, è evidente. no? Cioè, certo. la slide non mi ricordo perché poi professore non sono numerate eh, ho notato le, ah, le slide notare, sì. che è comodo. Se possiamo fare un remark no, a un docente fa sempre ma No piacere. ma non per oggi dico <ride> No, il Milano, il Reggio Emilia, eccetera, eccetera. E ancora un paio di osservazioni velocissime, sì. se, se, se posso avere ancora due minuti. Allora, uno è quello relativo al fenomeno dell'integrazione verticale. Anche qua, così, il mio contributo è ad allargare sempre di più la visibilità del sistema al mondo della produzione, al mondo eh, dell'industria. Eh, mi capita talvolta... Di interloquire con i nostri clienti spedizionieri, perché il cliente eh, della compagnia di linea è lo spedizioniere, ehm, di eh, cercare di individuare degli strumenti più efficaci magari rispetto a quello che siamo stati capaci a produrre fino ad oggi, per cercare di lavorare sull'export meno, meno ex-works. Mm. E anche qui probabilmente possiamo sicuramente fare anche... Questo è la sessione questo. dopo, infatti lo vogliamo Tanto chiedere caricato. Ma infatti lo dicevo anche in fusione. E l'ultimo contributo è questo. Ehm, eh, calo del 2023, no? Abbiamo visto, le cause sono molteplici, gli effetti sono sintetizzati nei numeri, anche se rispetto almeno 3.9 di, di, del professore... Eh, diciamo che ottobre e novembre sembrano vedere un po' di recupero mm. però sono sempre eh, visioni molto di breve termine gli Recording investimenti in progress, nel caso specifico e privato prevalentemente dei terminalisti tutti privati in, Ita in, in, in Italia sono, hanno sempre una valenza di, di, di lungo termine, ecco su questo vorrei sottolineare una cosa visto quanto si è parlato durante il covid le congestioni eccetera eccetera sottolineiamo che nonostante non tassi di crescita nonostante tassi di crescita non molto elevati del terminalismo italiano eh, ma il terminalismo italiano eh, arriva e subisce gli effetti le cause sono esterne alla capacità del terminal. comunque non abbiamo visto congestione sì. cioè negli anni anche del picco i porti italiani sono stati molto efficienti Vero. si è vista poca congestione cioè qui nessuno se ne parla ma il nord Europa un anno fa, un anno e mezzo fa, era stracongestionato. Gli armatori che noleggiavano navi nel trade-off tra eh, flotta di proprietà e flotta a noleggio erano veramente eh, indicatore molto forte di congestione, i grandi Anversa, Hamburgo, di cui si parla. In Italia questo non è accaduto. Questo non dimentichiamoci. La regolarità e la frequenza, che sono fondamentali per una compagnia di linea in Italia non vengono affette grazie. Luca Becce se è collegato ci ascolta e lo vediamo volevo chiedergli quali sono allora le preoccupazioni in questo momento per i terminalisti italiani associati ad Assitemil vediamo se riusciamo ad averlo tra noi in mi sentite? Sì, perfettamente grazie e chiedo scusa per non essere presente vediamo. grazie mille eh, chiedo scusa veramente di non essere presente fisicamente, come è mia abitudine a fare, ma un impegno improvviso personale mi mantiene qui. E quindi devo parlare da, da remoto, cosa che in generale non mi piace troppo fare. Eh, beh, io prima di dire quali sono le preoccupazioni, anche perché non abbiamo così tanto tempo per elencarle tutte, eh, vorrei dire quali sono, diciamo così, le speranze, quello che noi in qualche modo. Auspichiamo in questa fase, in questa fase specifica. Eh, il 13 di ottobre scorso abbiamo fatto un convegno nell'ambito della Shipping Week genovese, eh, alla quale abbiamo invitato tra, tra gli altri ospiti i, i parlamentari di diversi partiti di maggioranza di opposizione che hanno in questo momento presentato delle risoluzioni. Ehm, su, sul tema della riforma della governance portuale. E abbiamo detto loro, e eh, poi lo abbiamo ripetuto nell'audizione fatta alla Camera alla Commissione Trasporti e alla Camera dei Deputati qualche giorno dopo, che noi auspichiamo che eh, la annunciata, volte annunciata, riforma della governance portuale non sia un procedimento di maggioranza che corrisponde ad una logica di maggioranza di governo, ma che sia il più possibile una riforma di carattere trasversale, quindi parlamentare, nel senso più pieno della parola. Questo non per fare un esercizio di buonismo nel modo più assoluto, né perché vogliamo essere in qualche modo mediatori nella dialettica politica parlamentare ma perché riteniamo che la riforma della governance portuale, essendo una riforma che agisce, come peraltro mi pare che stia venendo con chiarezza fuori anche oggi, in modo molto deciso su eh, problematiche diciamo, infrastrutturali che impattano in modo diretto con l'economia e con lo sviluppo economico, dovrebbe, speriamo, che abbia, che avrà una caratteristica di stabilità. Volevo e che proprio non chiederti, è... la merce alla merce, con la riforma portuale che forse vedremo nell'arco di un anno, che impatto diretto avrà, vedrà? Quali potrebbero essere i miglioramenti, la semplificazione, piuttosto che la selezione di alcuni porti rispetto ad altri, le specializzazioni? Ci arrivo, ci arrivo. Quel che voglio dire, concludendo questo primo concetto, è questo. Stabilità dal punto di vista normativo è un valore. Non avere regole, norme che cambiano continuamente quando si impatta, quando le leggi, le norme impattano con fenomeni economici di questa natura è un elemento di, di vantaggio. Io credo che la merce eh, abbia fortissimi, diciamo, impatti, positivi e negativi della situazione. Eh, noi, eh, nel senso che, più diciamo abbiamo un sistema fluido, interconnesso, che ragione in una logica di sistema, più riusciamo diciamo, a dare risposte di efficienza a chi la merce la deve muovere e la deve far arrivare o la deve far, far, eh, far partire. E in questo senso, io credo che la idea alla base della 169, la cosiddetta riforma del Rio, che nasceva dal piano nazi strategico nazionale dell'infrastruttura infrastrutture della logistica, non fosse sbagliata. E cioè i punti cardine sui quali si basava quell'idea, che poi non si è compiuta, non si è realizzata, e cioè uno, esiste la necessità di un'integrazione verticale di sistema, di tutti i sistemi logistici, Due, il problema fondamentale italiano, vista anche la quantità di porti del sistema italiano, che è più o meno unica nel sistema europeo, è l'integrazione dei porti con i mercati a cui si riferisce, fossero due, siano stati due postulati assolutamente corretti e sui quali io spero non si faccia marcia indietro. Noi in questo senso abbiamo detto alla politica e diciamo continuativamente che non ci interessa la discussione sulle forme giuridiche delle nuove strutture di governance portuali ci interessa molto di più quella che è la, la, la funzione di sistema che a questo a questo a questo sistema deve essere deve essere garantita perché questo è il punto sul quale siamo mancati. E in questo senso rispondo Nicola alla cosa che mi chiedevi, noi non saremmo per niente scandalizzati se ad esempio si marciasse in modo meno politico e più effettivo verso una ulteriore riduzione dei sistemi portuali e verso tra virgolette una differenziazione anche normativa tra i cosiddetti porti core, quindi cioè quelli legati collegati al sistema TNT, al sistema logistico europeo e quelli che invece hanno più una caratteristica di porti regionali. Oggi siamo in una situazione spuria, ibrida da questo punto Ti di vista. Vi chiedo un'ultimissima cosa in dieci secondi. Visto che siete in fase di delicato rinnovo CCNL porti, c'è da attendersi delle criticità nelle prossime settimane, mesi, proteste nei porti o qualcosa di simile oppure si andrà abbastanza lisci? Lisci sarà molto difficile perché la richiesta che ci è, è stata recapitata dalle organizzazioni sindacali è abnorme dal punto di vista economico, sia per gli effetti diretti che per gli effetti indotti. La piattaforma sindacale prevede sia un aumento che è quasi tre volte l'IPCA prevista nei prossimi tre anni. Sia eh, una serie di ulteriori richieste che poi di fatto impattano: giornate di riposo aggiuntive, eh, indennità di turno. Alla fine il, il pacchetto vale molto di più di 20 punti percentuali nei prossimi tre anni. Quindi se è una buttad, speriamo che, si, che diciamo in qualche modo venga risolta presto. Se non lo è, ci sarà da sudare, ci sarà da soffrire. Ecco, però. Lo scopriremo solo vivendo nel senso che da domani cominciano i lavori della, delle commissioni fortunatamente ristrette che si cominceranno a confrontare su questo e vedremo cosa succederà. Grazie mille grazie ancora per il collegamento e la disponibilità a presto. Grazie a voi. Alessandro Pitto spedispedi, spedi, qui c'è il microfono per te tu chiaramente rappresenti eh, spedizionieri quindi chi lavora a più stretto contatto con i caricatori alla luce di quello che abbiamo ascoltato, quali sono secondo te le così possibili opportunità e criticità di questo settore nel, nel medio breve termine? Sì, Grazie, Nicola. Allora, da bravo spedizioniere, mi prendo la responsabilità di abbassare un po' il livello della, no, della discussione e lo porterei a un punto direi abbastanza nodale. Noi abbiamo parlato di domanda e di offerta, dove si incontrano? Si incontrano nel nolo, quindi è già stato accennato un è po'. È quello che È eh, abbassa. abbassa. <ride> sono bravi, sono bravi. Ma siete, bravi? Ultima, siete stati bravi anche voi. ultimamente. No, no, figurati. Quindi parlavamo appunto di, eh, di no, di un andamento schizofrenico che è stato ricordato poco fa. La domanda credo che ci stiamo ponendo un po' tutti quanti è: quali sono le previsioni per il 2024? Allora, io mi gioco qualche previsione. Sì. Poi, felice di essere smentito eh, in futuro. Allora, io penso che siamo arrivati a un livello di noli generalmente uguale a quello pre-pandemia, mm -hmm. in alcuni trade anche più basso. Esatto. Mi pare che su Asia e Europa siamo addirittura un 18% più basso di quello che era il 2019. Quindi credo che siamo arrivati abbastanza al, eh, alla Otto. fine del, diciamo, del, al fondo discesa. del barile, sperando di, di non andare a raschiare ulteriormente. Quindi, il mio suggerimento, se. Facesse lo spedizioniere o se facesse il caricatore, sarebbe quello chiaramente di assicurare la maggior parte del mio carico con noli di lungo termine. Mm -hmm. Noli di lungo termine che non è detto che in questo momento non possano ancora ulteriormente scendere dal punto di vista delle quotazioni spot, potrebbero, però ci sono, abbiamo visto che l'andamento ultimamente è stato veramente schizofrenico, e veramente basta il classico battito dali di una farfalla in Giappone per causare degli scompensi che possono essere molto ampi. In realtà che cosa per, per dare ancora qualche numero che può corroborare questa, questa mia idea? Eh, noi abbiamo una prevista crescita della domanda intorno al 3,5%, una crescita della flotta mi pare intorno al 6,5%. Chi gli analisti, come il professor Satta, chi meglio di me fa questo mestiere, ci dice che probabilmente si incontreranno nel 2028 mm. domanda e offerta, quindi abbastanza. In là. Col 2024 che potrebbe essere l'anno in cui abbiamo il maggiore squilibrio fra domanda e offerta. Ora io non credo, poi magari mi sbaglio, che i nostri amici e colleghi armatori abbiano intenzione di fare quattro anni consecutivi di esercizi in perdita fino al 2028 quando si riprenderà. Tant'è vero che già adesso sono in atto delle politiche di... Controllo della capacità, abbastanza, diciamo, sono, state, sono state messe in atto in maniera abbastanza rapida perché l'idol fleet, cioè le, le navi che sono poste diciamo, in disarmo, stanno crescendo. Mi pare a un ritmo di, nell'ultimo mese sono state poste 55 navi in più. Senza contare sono che circa, credo anche le normative in termini di emissioni, eccetera, metteranno fuori esatto. mercato molte navi. di Ci sono fa. appunto queste misure, eh, ma ci Stefano sono, Messino non è convinto. E non a breve, Ci sono i blank sailing, c'è lo slow steaming, c'è il super slow steaming, sì. c'è il tema delle, delle misure ambientali che è ancora da vedere. Per ora mi pare che non siano state moltissime le navi che sono state, diciamo, messe, mm -hmm. diciamo, scrappate perché non, non più adeguate. Però anche perché sono navi nuove, ultra large, container fit, sì. che sono praticamente varate e, sì. e messe, diciamo, in, in, in sosta, in idle. Esatto. Sì. C'è qualche... Movimento che viene dagli Stati Uniti, che sono quelli che sono un po' sempre i precursori. Da un lato positivo le scorte stanno diminuendo, uh -huh. a livello ancora di grossisti più che di retail, però stanno diminuendo dopo che era stata fatta appunto questa diciamo, grande scorpacciata eh. di, di scorte. Abbiamo il tema che avremo anche in Italia del rinnovo del contratto dei lavoratori portuali. Ci sarà negli Stati Uniti il 2024 per i lavoratori della East Coast e gli, i presupposti mi sembrano... Gli stessi che avremo in Italia con richieste non troppo, rassicuranti. non troppo rassicuranti poi quello che succede lì ha un riverbero estremamente Altro, ok. ampio anche, anche qui abbiamo il tema della ciber che andrà a, a terminare sì. la sua applicazione quindi della nuova normativa antitrust in aprile del 2024 abbiamo il tema poi dell'ETS quindi ci sono tantissime al di là di tutto quello che dei vari cigni neri che noi non sappiamo che ci possono certo. capitare fra cap e call. quindi per quanto mi riguarda, il mio, il mio consiglio è quello di approfittare di negoziare noli a lungo termine cercando di includere, magari anche pagando 50 dollari in più, ma di includere magari delle clausole, delle garanzie che ci mettono a riparo da eh, GRI, peak season. E anche, sempre come spedizioniere, cercherei e qui sposterei un po' il tema della discussione, non solo sul nolo, ma anche su tutto quello che è accessorio. Free time, Soste. Cercherei di intavolare con i loro partner, quindi con gli spedizionieri in primo luogo, una conversazione che non sia solo basata e focalizzata esclusivamente sul nolo, ma anche su un, tutte quelle che possono oggetti essere oggetti, accessori, oggetti, accessori che se gestiti bene da parte sia del caricatore, ma soprattutto dello spedizioniere, che deve diventare sempre di più, cioè sembrano frasi fatte, però lo spedizioniere deve diventare sempre di più un consulente, non deve essere semplicemente quel che compra e vende il nolo. Certo. Perché altrimenti diciamo abbiamo un po'... Un Servizio parziale a dir poco ai nostri, ai nostri clienti. In questo credo che noi possiamo veramente portare un valore aggiunto, creare delle situazioni che siano vincenti sia per noi sia per i nostri clienti, se siamo veramente in grado di dare una consulenza a 360. Gradi. Ti chiedo al volo tre o quattro fattori sui quali, secondo te, gli spedizionieri in futuro dovrebbero puntare per dare al caricatore un servizio giusto appunto, a punta valore aggiunto. Doganale piuttosto che allora, doganale, genere. Sì, doganale assolutamente è un tema che forse non è l'oggetto principale del convegno di oggi, ma assolutamente sì, è un tema che sarà sempre più importante, è sempre stato un po' svalutato, forse siamo stati anche noi primi a svalutarlo, ma diventerà un tema sempre più importante. Direi che sarà sempre più importante la compliance, che non è più solo doganale, ma è riferita a una infinità di fattori. Noi adesso abbiamo la CBAM, che è la, il tema del sì. Carbon Border Adjustment Mechanism, abbiamo il tema della deforestation, abbiamo il tema della Forced Labor Regulation. Cioè, in Dogana noi andremo a dover essere eh, compliant rispetto a tutta una serie di normative che prescindono in realtà dal, eh. dal, mero, dal mero dalla mera dichiarazione doganale, che non hanno una valenza economica ma possono averla nel momento in cui le nostre spedizioni non, non si presentano diciamo, con tutti i documenti, con tutti i requisiti precisi al, al momento della dogana, con costi che possono essere veramente enormi. Potrei dire il tema della digitalizzazione, ma dire una digitalizzazione che dobbiamo cercare di portare un po' un passo avanti, quindi banalmente il tracking delle merci, dei contenitori, benissimo, meno se quindi sono già sommersi da una cioè. quantità di informazioni pazzesca. Cioè. Noi secondo me dobbiamo essere in grado di dire, guarda, ti segnalo questa spedizione che ha un problema. Tutto il resto, se non, se non mi senti, vuol dire che sta andando tutto bene. Cioè. Se sono veramente bravo, glielo dico cinque minuti prima o cinque giorni prima che il problema si verifichi. Mm. Quindi vuol dire avere una grande quantità di dati, saperli gestire e sapere in qualche modo, grazie alle tecnologie che effettivamente esistono, Segnalare quando si sta per verificare il problema della tempo. supply chain. Esatto. Fantastico. Ignazio Messina, vicepresidente Uniport. Torniamo ai terminal portuali. Per i vostri associati e la vostra associazione, in questo momento. Le preoccupazioni sono quelle che abbiamo sentito fino ad oggi, fino adesso, o ce ne sono altre diverse, tra cui so che l'ETS è un tema molto delicato? Sì, eh, Grazie, buongiorno. Innanzitutto. Um, sì, sono diverse di diverso genere, a parte l'ETS che ne hanno già parlato credo certo. che sia abbastanza conosciuta la preoccupazione E mi sembra di come... che nel breve termine questa non cambi l'impostazione sì, Per cui la diamo ormai per acquisita Un classico 8 goal dell'Unione Europea che vuole farsi male da sola pensando certo. di risolvere il problema dell'inquinamento mondiale eh, e taglierà molti, c'è il rischio che tagli molto traffico da alcuni porti o che rivoluzioni comunque eh, per l'applicazione dell'ETS proprio anche come arriveranno le merci in Europa. Certo. Se vuole poi posso fare qualche esempio, ma eh, volevo rimanere più legato certo. un, mo, un po' al mondo delle integrazioni verticali e cambiamenti epocali. Devo dire che eh, per quanto riguarda un po' il nostro panorama, l'Italia sta secondo me vivendo ancora un po' di un certo provincialismo, no? nel senso rispetto alle integrazioni verticali e cambiamenti epocali perché... Eh, forse un po' ogni tanto, mh, qui forse anche le associazioni dal loro punto di vista un po' chiuse nel territorio italiano, no? nel vedere solo i fenomeni italiani. E mi permetto, perché poi è un professore non si corregge mai, eh, soprattutto ex studente, quindi, eh, però ecco l'ultima slide, eh, quella che si parla, in cui si parla dell'integrazione no? delle MENAI. Eh, secondo me c'è un po' un vizio di quello che fa più clamore oggi, cioè che gli armatori si integrano verticalmente. Quindi ci sono cinque eh, armatori e si vede dove si sono integrati. Però nel mondo oggi ci sono dei grandi terminalisti che sono diventati armatori, che hanno fatto esattamente il processo inverso. E l'hanno fatto soprattutto nel mondo dei contenitori. Per garantire ai propri terminal un maggiore flusso di traffici o convincere le compagnie di usare i loro terminal facendo loro da fidere in aree limitrofe e quindi concentrare le grandi navi eh, al, eh, come clienti del loro terminal. Anche perché sulle grandi navi si fanno molti più soldi, nel senso sono più profittevoli, sì. si fanno molti più volumi. E non leggere questo, secondo me, oggi ci porta un po' fuori strada quando. Eh, si, si parla di, di armatori che diventano terminalisti, ma perché gli armatori diventano terminalisti o i terminalisti diventano armatori? O, per esempio, nel campo degli spedizionieri e leggendato, non mi permetto di, di esprimere non giudizi, ma nel senso che non, apparten non apparteniamo a quella categoria per loro è molto più facile noleggiare un aereo, per esempio, perché banalmente l'aereo ha anche, essendo anche più piccolo anche i contenitori dove mettere la merce se le vuole nei, nei tempi in cui c'erano i noli a 15-18 mila dollari alcuni spedizionieri eh, avrebbero voluto noleggiare delle navi, peccato che le navi a noleggio non hanno i contenitori per cui dovevano anche dotarsi i contenitori mm. e quindi è un processo eh, diciamo, molto più difficile al di là della disponibilità delle navi che c'erano in quel periodo, quindi bisognerebbe un po' leggere da che cosa nasce questa integrazione, dal garantirsi l'attività di business laddove è limitata. Uh, gli spedizionieri si noleggiano gli aerei per garantirsi di poter trasportare le loro merci perché pensano che non ci siano aerei a sufficienza. Gli armatori vogliono investire nei porti per garantire che le proprie navi possano accedere nei porti, non soffrire di congestione e dare un servizio ai propri clienti. I terminalisti ritengono di dover fare, cioè ritengono quelli con cui abbiamo parlato, vogliono diventare armatori per garantirsi un maggior traffico. Quindi tutto nasce dalla necessità di dare un miglior servizio. E secondo me non ci sono dei colpevoli di chi infrange e vuole integrarsi per dominare, anche perché gli armatori, lasciatemi questa disgressione, che erano stati accusati di oligopolio eh, nel 2022, oggi, come diceva prima, il dottor Pitto stanno prendendo dei noli che sono più bassi dell'era pre-Covid su molte linee e quindi alla faccia dell'oligopolio. Dell Questo lo dico perché? Perché alla fine poi la necessità è quella di garantire un servizio. Mi fa piacere che il professor Satta abbia messo in evidenza che sempre di più la merce vuole dei servizi end-to-end -end, o vuole dei servizi di logistica integrata e quindi chiunque sta cercando di darli. Ma anche integrazioni di terminalisti. Che danno dei, dei servizi, offrono dei servizi intermodali, li offrono ai clienti, in questo caso agli armatori principalmente. Per, un domani, secondo me, li offriranno anche agli spedizionieri per poter garantire un accesso, delle tariffe, per poter far gravitare sul proprio terminal un maggior traffico a scapito di terminal vicini o di porti vicini. Perché non lasciare libera questa iniziativa di imprenditorialità? Addirittura alcuni terminalisti che vogliono fare. Dei, questo è un paradosso. Ma alcuni terminalisti volevano fare degli investimenti, hanno chiesto delle forme di finanziamento che gli sono state rifiutate se non c'era un armatore che garantiva il traffico per quel tipo di investimento. E questo dice chiaro quanto effettivamente la, diciamo, la, la possibilità dei terminalisti di accapparrarsi, per permetta questo termine, un armatore lo si può fare in N maniere. Per esempio all'estero un terminalista molto importante per fare concorrenza al terminalista puro vicino di un porto vicino che offre solo servizio, garantisce delle banchine alle grandi alleanze armatoriali ha visto che non riusciva a prendere traffico e allora ha iniziato ad agire, là in quei paesi si può come un'autorità portuale ha iniziato a dare in concessione dei terminal agli armatori ed è riuscito ad accaparrarsi parte del traffico del porto vicino perché ha garantito agli armatori importanti, non può venire ovviamente con gli armatori piccoli, gli ha garantito un proprio terminal mm -hmm. e quindi a quel punto... È una forma per l'autorità portuale in questo caso in Italia, ma anche per, perché il terminalista in Italia non lo può fare, quello di consolidare il traffico certo. in, in, in quel porto. E dietro si porta tutta una serie di attività e, e di interessi per quel porto. L'unica cosa che mi sento di dire è che mh, manca un po' una regia a livello nazionale e secondo me manca non perché non ci siano gli strumenti, mm. anche prima della riforma di Del Rio. Eh, se a livello centrale non si fosse condiviso la nascita di un terminal c'erano tutti gli strumenti per poterlo fare. Certo. I piani regolatori portuali erano approvati da Roma, quindi se non si voleva far nascere il qualche terminal il problema qual è più grosso da noi in Italia che la politica eh, non voglio essere offensivo nei confronti del mondo politico, però troppe volte decide ancora con o un ritorno elettorale, di Beh. voto elettorale, o quello di soddisfare tutti i territori. Chiaro. E la Liguria è un Il famoso terminal container che non si nega a nessuno. No esatto, e in ne Liguria ne siamo, ne 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 siamo, ne. siamo un esempio certo. eclatante, poi si chiede di diventare grandi come porti e abbiamo almeno tre porti grandi, certo. oltretutto con una visione anche un po' mio poi da un certo punto di vista per quello che è la quantità di traffico da soddisfare, però questo innesca no, le integrazioni, ti garantisco un servizio intermodale per poter raggiungere il mio termine, che è un po' fuori mercato ma che ti permetta di arrivare a costo uguale al porto vicino per poter equalizzare i porti Assolutamente, grazie intanto penso vi meritate un applauso e vi chiedo di accomodarvi perché adesso voglio dare spazio ai caricatori, così iniziamo a cercare di dare anche delle risposte, dei commenti a quello che, a quello che è stato detto fino adesso. Eh, Giovanni di Lecce, grazie a voi, SKF, Matteo Baracchi di Sangobena Brasivi, Giovanni Calvini di Madiventura, Matteo Bianchi di Lavazza, Stefano Esposti di MG Italia e Matteo Gaslen di Conship Italia, invito anche lui così eh, poi a seguire, c'è anche il suo contributo. Eh, per concludere questa sessione, insomma. Parto da Giovanni di Lecce, che deve anche arrivare, eccolo qua. Abbiamo sedie per tutti, le facciamo portare una ancora? Sì? Sì? Ok. Riesci a portarmi una sedia che la aggiungiamo? Ah no, ci siamo? Sei, perfetti, ok, grazie mille. Um, Giovanni di Lecce. Intanto, vabbè, raccontiamo per ognuno di voi in 30 secondi l'azienda cosa fa, che tipo di trade utilizza e perché, in che forma diciamo, scegliete container, spedizioniere o carrier direttamente, quali opportunità e quali criticità vedete in questo momento e una riflessione anche rispetto a quello che è stato detto in questa prima oretta. Allora, ehm, mi chiamo Gianni Di Lecce, eh, lavoro nell'unità logistica della SKF. La SKPF è un'azienda metalmeccanica, una multinazionale eh, che eh, è conosciuta per la produzione di cuscinetti, eh, è un leader mondiale nella produzione di cuscinetti, non soltanto a sfera, eh, lo dico per chi mm. pensa che i cuscinetti sono solo a sfera, ce ne sono diversi tipi di cuscinetti per tutte le applicazioni. Eh, abbiamo nel mondo, eh, non li conto neanche più, parecchi stabilimenti, in Italia ne abbiamo dieci. Quindi siamo un paese diciamo, da un punto di vista produttivo mh, piuttosto importante, quindi, come tale, abbiamo bisogno anche noi di movimentare sia in import che in export eh, discreti eh, quantitativi di, mh, di merci. Mm. Eh, parliamo di import a livello eh, componenti, per i nostri stabilimenti di produzione, in export eh, per prodotto finito per i nostri clienti. Quindi abbiamo diciamo, entrambe le criticità. No? Tanto quali porti utilizzate prevalentemente in Italia? Allora, noi essendo dislocati eh, come magazzino centrale, eh, perché noi abbiamo stabilimenti un po' sparsi un po' in tutta Italia, eh, da Bari, Massa, Cassino, eh, Piemonte, noi abbiamo un magazzino centrale dislocato ad Airasca, che è in provincia di Torino. E quindi ovviamente eh, tutti i flussi eh, che noi gestiamo devono essere eh, centralizzati sulla, sulla, sul magazzino di Airasca per cui diciamo, utilizziamo quello che è più logico che si utilizzi, il porto di Genova. Mm -hmm. eh, dopodiché eh, nel corso di questi ultimi due anni eh, ne abbiamo, abbiamo utilizzato tutti quelli che erano, eh, tutti quelli che era possibile di, eh, utilizzare, eh, sino addirittura ad arrivare a quello di Trieste, eh, per eh, evidenti eh, lacune, mancanze. diciamo. Eh, sul, uh, di disponibilità anche sul, uh, sull'unico porto su cui noi eh, operavamo all'inizio in realtà operiamo anche sul porto di Bari eh, no, qui forse no, non... lacune mancanze in termini di equipment o in termini di toccate eh, in, in termini di, in termini di, di equipment in termini mm. di spazi poi noi mh, per carità siamo stati eh, stop. come dire nel senso previdenti anche se non avremmo mai potuto immaginare tanti anni fa che cosa sarebbe successo appunto in questi ultimi due anni. Quindi ci siamo, eh, abbiamo organizzato la nostra supply chain in maniera tale da eh, come dire, istruire, eh, non voglio dire eh, altro istruire i nostri fornitori, noi principalmente riceviamo da, da Cina e Corea, mm -hmm. ad effettuare dei che eh, chiamiamo advanced booking. Eh, quindi Due mesi prima rispetto all'approntamento merci devi già fare il booking e lo Grazie a questo eh, diciamo, siamo stati in grado di fronteggiare un po' meglio no? quelle, quelle criticità. Poi noi comunque abbiamo anche la possibilità di stoccare in magazzini avanzati, di, di service stock eccetera eccetera. Per cui abbiamo retto ehm, un, un po' meglio diciamo e siamo, Riusciti a non, eh, come dire, a non eh, penalizzare più di tanto la catena dei rifornimenti per, eh, per, eh, per la produzione con costi elevatissimi, per cui come ne parlavamo a tavola, se, eh, se mi sei fatto la domanda, eh, diciamo, quali erano le criticità, ecco, due anni fa eh, dicevamo appunto che sarebbe scoppiata una rissa, perché poi alla sì, fine... Io dicevo qua... che se avessero realizzato questo compito due <ride> anni fa, probabilmente sarebbe scoppiata una rissa, Sì, sì, a... sì, sì, perché per poi, poi alla fine... Rissa, fine io e i colleghi qua siamo i caricatori puri, no? Esatto. Cioè quelli che pagano alla fine, no? Esatto. Quindi, insomma, lo spedizioniere prende gira, la compagnia eh, ti addebita, il terminalista, il terminalista noi siamo quelli che alla fine paghiamo no? eh, quindi abbiamo, siamo arrivati a pagare dei noli spropositati quantomeno dal nostro punto di vista eh, ovviamente, siamo passati dal 2019 al, a, diciamo alla punta massima del, del, del 2021 2022 a pagare il 350%, 400% in più con delle punte anche dove dove andavamo ad operare su altri porti, anche ben più ben più alte. Ehm, forse mi sono preso un po' il. No, il una cosa che volevo <ride> domandarle è quello che ha detto poco fa: Pitto di Fede spedie, cioè sì. ragionare con lo spedizioniere, non soltanto, o, mh, diciamo, non solo di nolo, ma di altro. È un qualcosa che già fate, che fareste? Che... È un qualcosa che, mh, lo faccio, che noi già facciamo. Ma non da adesso, non da di, no, ieri, non dall'altro ieri, da come ho detto prima: no? sì. eh, cioè, ho citato soltanto l'esempio del, del booking fatto con notevole anticipo, anche in periodi in cui non ce n'era in teoria neanche bisogno, perché magari gli spazi la disponibilità la trovavi, eh, ma soprattutto, e questo diciamo, è stato. È possibile grazie al fatto che con lo spedizioniere noi non abbiamo parlato soltanto di noli, abbiamo parlato di servizio a 360 gradi, cioè considerando lo spedizioniere come un prolungamento della nostra, della nostra operatività e quindi in sostanza di farci anche un po' da control tower. No? Noi riceviamo da dei punti ben definiti, abbiamo tantissimi fornitori dislocati, eh, magari in una certa, in una certa area. Eh, per esempio abbiamo capito che eh, consolidando anche i, i flussi diciamo, minori, i fornitori minori, oppure fornitori comuni a più stabilimenti, consolidando, potevamo eh, comunque, raggiungere anche delle eh, ottimizzazioni. L'abbiamo fatto grazie al fatto che comunque eh, con degli accordi specifici che abbiamo fatto anche con, con, con lo spedizioniere, loro come ci, come dire, ci eh, gestiscono anche questo, questo aspetto quindi al di là del diciamo di, di, dimmi quanto fa il contenitore da 20 piedi da Shanghai eccetera eccetera abbiamo messo sul tavolo lavorate con anche uno o con aspetto. più spedizionieri? fate tender o non fate tender? facciamo tender eh, lavoriamo con più spedizionieri in import diciamo per quanto riguarda i componenti in realtà eh, principalmente con uno mm. eh, anche perché appunto per raggiungere <ride> questo livello di ottimizzazioni che comprendono tra l'altro per esempio anche il round trip, no? quindi l'utilizzo diciamo, del container import anche per le spedizioni export, devi necessariamente insomma, affidarti a eh, non, non a 10 spedizioni diversi, ma concentrarti su quello che ritieni diciamo, più affidabile, quello che più diciamo, incontra eh, le tue esigenze. Comunque facciamo sempre tender, eh, tra l'altro a livello centralizzato, la nostra è una multinazionale. Quindi non annualmente, ma ogni due o tre anni facciamo. Ultimissima facciamo. cosa, eh, alla sessione successiva, dove a parlare saranno anche spedizionieri, quindi vostra controparte, che cosa chiederebbe? Allo spedizioniere? Sì, alla vostra controparte, qualcosa che oggi o non c'è o non viene offerto. Mm, ma, grazie, non ci lei, mh, cioè Allo spedizioniere? Adesso io non vorrei fare perché poi non, vabbè, non dico neanche chi è, no, però certo. più di quello che gli stanno chiedendo, francamente, non, <ride> non vedo. <ride> Onestamente, punto cosa Tutto a favore degli cioè, <ride> iscrizionieri, no? Quindi. No, cioè, la, rea la realtà è quella, Adesso, non, ripeto, non senza fare nomi, no? perché comunque Però di fatto è questo. Okay. Ehm, io più che, più, più che altro lo chiederei, magari, che so, tipo le compagnie, i te terminalisti, no? visto che eh, questo era. Eh? come? Ah, esatto. ok, vabbè. No, eh... lo chiediamo a Castelli. <ride> No, eh, no, più che altro, ecco, visto che si parla tanto di sostenibilità, impatto ambientale eccetera, okay. eccetera, noi siamo un po' penalizzati. Per esempio, eh, ci piacerebbe tanto utilizzare un servizio intermodale mm -hmm. che colleghi il porto. Col, noi ce l'abbiamo un terminal Orbassano sito, interporto sito. Però purtroppo non c'è questo servizio, no? Quindi dobbiamo usare tutto il cambio che dà sicuramente più flessibilità, no? Perché comunque puoi pianificare, eccetera, eccetera. Tempo fa avevamo anche fatto, provato con un, un, famoso, cioè un famoso, un grande operatore intermodale a capire se si poteva organizzare un servizio del genere sia in import che in export. Poi, a quanto pare, forse non so, non c'erano i volumi, non al porto, quindi... porto di Genova o Genova. Okay. Genova, Spezia, anche eh, Spezia Liguro, Vado, Savona eh, sì, sì, sì. Passo a Baracchi. Di Sangobene Abrasivi perché anche lui quando. l'abbiamo un microfono? Eccolo lì, perfetto. Eh, quando ci siamo sentiti recentemente, uno dei suoi desiderata era giusto appunto sapere se e quando si, potrebbe, si potrà avere un treno, se non ricordo male, Porti Liguri Lombardia. Sì, buongiorno a tutti. È uno dei desiderata che fa parte della sustainability, che sempre di più diventa pratica per la nostra società, quindi. Sengoben è una multinazionale da 44 miliardi di euro fra le prime 100 società al mondo. Abbiamo come cliente Italia anche SKF e non solo Italia e eh, vi dicevo sta diventando veramente un tema importante perché eh, entro il 2050 dobbiamo arrivare all'azzeramento di emissioni di anidride carbonica con dei target entro il 2030 di abbassare del 33% le emissioni in scopo 1 e 2 e del 16% emissioni in scopo 3. Il 2030 è dopodomani. Ora, eh, come logistica stiamo lavorando di primo impatto per questo sui trasporti via terra, che se pensate per unità di peso sono quelli che in fondo emettono più CO2 nell'atmosfera, ma subito dopo vengono le emissioni overseas. Quindi sicuramente tutte quelle, quelle nuove frontiere, ho, visto, ho capito che l'LNG da quello che ha fatto vedere il professor Satta, in questo momento è la soluzione un po' più concreta nei prossimi due o tre anni, <coughs> poi magari ci sono quelle cose un po' da, da richiamo delle allodole tipo... Le grandi navi che vanno a vela, poi, non so, io ho visto queste immagini. I, sul trasporto per strada andiamo, per ora abbiamo trovato una buona soluzione con l'HVO, il, eh, il, sì. il sistema idrogenato e di recupero. Dicevo dell'intermodale, purtroppo almeno in Italia facciamo fatica, eh, quindi sarebbe bellissimo che diciamo così gli spedizionieri che poi sono quelli che possono avere la gestione di tutta la tratta de della parte via mare ma anche della parte prima e della parte dopo confermando che il door to door è sempre più di interesse il mio invito sarebbe quello di lavorare sull'intermodale soprattutto in Italia che quando ci proviamo anche per delle spedizioni terra a terra facciamo sempre fatica Abbiamo messo in piedi qualcosa dall'Europa, ma sicuramente è un tema molto. Patettica in termini di costi, di diciamo, frequenza. Fatica in termini di frequenza. Ecco, io e i miei colleghi dico sempre che non trasportiamo organi umani per i trapianti, però eh, certe spedizioni, se Europa-Europa, per esempio, la tratta normale implica tre giorni globali di transit in diventano cinque su alcune tratte può diventare un problema o sei e poi un altro concetto non c'è mai successo ancora ma mi viene detto attento che se c'è un incidente di percorso mi riferisco alla via terra ma su un, un che ne so un tir un camion che sta portando la merce il trasportatore riesce a reagire se c'è qualcosa che succede alle ferrovie diventa un sistema più chiuso dove l'emergenza viene tamponata più difficilmente oppure si sceglie di dare la precedenza, che ne so, in certi momenti a, ai clienti con i treni normali e così via. Quindi da quello che ho capito, ogni volta che ho fatto dei tentativi per spingere la cosa, non sono mai riuscito ad avere delle soluzioni buone in questo senso. Se le chiedessi che cosa la preoccupa di più nel futuro imminente prossimo? Oltre al tema, ci ha già fatto cenno alla sostenibilità e quindi alla, a, a quella priorità che si parla di tra qualche anno, ma in realtà è dopo domani. Ma operativamente parlando? No, operativamente parlando, io mi auguro di non avere più i chiari di luna che ci sono stati gli ultimi due anni. Quindi una certa eh, capacità di gestire queste improvvise mutazioni che ci sono state a livello mondiale. Ci ha fatto vedere una slide dove c'erano tantissimi eventi, ma sicuramente il COVID, il canale di Suez, la guerra con Kiev, adesso speriamo quella con Israele e Gaza non abbia. Quindi, eh, quello di eh, potenziare la possibilità di resistere a shock del genere, perché ne abbiamo risentito parecchio. Giusto per. Farvi capire la quantità di container, allora innanzitutto seguo bene Italia, quindi faccio un focus eh, su una situazione un po' più piccolina. Siamo un'azienda da 70 milioni di euro, abbiamo un magazzino centrale che alimentiamo e abbiamo tre unità produttive. Eh, sia, parliamo di circa 120-130 TEU l'anno eh, in import. E parliamo di una cinquantina di spedizioni groupage. Eh, quindi eh, per dire che non siamo, non muoviamo una quantità enorme di container. Siamo riusciti a sopperire parzialmente alle difficoltà di due anni fa, grazie al fatto che abbiamo ritrovato dei fornitori eh, in un ambito più europeo che extraeuropeo però è sempre un balancing, quindi secondo me è, è importante avere a che fare con armatori, con spedizionieri che riescano il più possibile a darci un po' di sicurezza. E poi l'ultima domanda aperta, perché sì. ne ho sentito parlare durante il periodo di crisi massima del Covid e poi si è super affollato, quando parlo di intermodalità, nella mia sezione precedente c'era l'intermodalità più locale, per esempio se compro nell'area di Shanghai, dal sito produttivo fino al porto e poi da Genova, ogni tanto usiamo la spezia, fino a Milano o, o dove abbiamo il magazzino. Ma vale anche il concetto di intermodalità a più ampio raggio. Per esempio si parlava di linee dalla Cina che però si sono saturate in un attimo. Questo anche in un balance impossibile tra una gestione di urgenza, ma non una superurgenza. Quindi non giustifico l'utilizzo di un aereo, ma una nave ci mette troppo tempo. Ecco quindi: una domanda aperta, una mia curiosità è se questo trasporto intermodale dal Far East all'Italia, un centro di smistamento europeo, sta prendendo piede o no. Questa è una domanda, secondo me, soprattutto per Riccardo Fuochi dopo. Eh... Prima di passare a Bianchi di Lavazza, vi chiedo una curiosità, chi di voi concretamente ha, ha visto o fatto dei nearshoring o reshoring negli ultimi due o tre anni? Qualcosina, poco? Calvini, allora vengo da lei. Non è stato figlio dei Noli che sono andati alle stelle dal, diciamo, per una merce di origine thailandese? Mm. Quindi dovevi contendere, i noli sono arrivati a costare anche 15 20 mila dollari da qui. Erano forse centinaia di euro che pagavano prima, o mil, poche migliaia. E a quel punto lì è risultato molto più conveniente importare il, la materia prima sfusa ovviamente, riempire al massimo i contenitori e confezionare in Italia, dove invece la manodopera ovviamente costa molto di più di quanto non costi nelle... Nelle, nel paese d'origine dove anche c'era un'organizzazione industriale e di un certo tipo e si poteva fare questo lavoro qua. E allora quel cambio di organizzazione oggi è rimasto o si è tornati a, uh, allo stato è misto, precedente? È misto perché poi sono state fatte anche delle scelte commerciali diverse, quindi si è cambiato il tipo di confezione e quindi uh, quella che era adesso per i non addetti lavori magari sono... Eh, cosa un po' strana, insomma, quello che era confezionato in vaschetta adesso una parte è diventata in busta e quindi viene confezionata nelle nostre linee di confezionamento. Mm. Per cui diciamo che qualche cambiamento, diciamo c'è stato un reshoring di mano d'opera, mm. saranno minori i numeri di contenitori che esatto, c'è stato per forza. E quindi, quindi siamo per forza stati spinti in quella, in quella direzione. Rimango da lei per chiederle un commento su un tema che so. Che per lei è sensibile e, e lo è per molti, anche se fino adesso non è ancora emerso, cioè i controlli alle merci per eh, merceologie come quelle do, che movimentate dogane, voi movimentiamo: e sanità marittima. Eh, esatto. Questo è un tema. Anche perché poi incidono anche su, sui flussi, banalmente, eh beh, sia in Italia allora, sia magari sì, andando in nord Europa. I porti italiani o, o si risolve la, la questione, eh, io poi, noi transitiamo molto da, dai porti Liguri perché non mm -hmm. stabilmente Lombardia, quindi. E qui sanità marittima che trovi eh, usanza che trovi quindi non c'è assolutamente una regola non c'è un c'è una sorta di rapporto di sudditanza a questo punto noi siamo i sudditi e loro sono i nostri eh, Regnanti. Racconti anche che, che, che prodotti importate eh, muovete per far capire come mai avete a che fare con la sanità marittima allora, noi... <ride> abbiamo anche una slide fra l'altro scusate, noi facciamo frutta secca ci occupiamo di, di, di frutta secca, eccola lì eh, movimentiamo circa 18.000 tonnellate di merce, eh, come vedete è molto sintetico ma sono 14.300 viaggiano via nave mm. 900 teus sono quelli lì arrivano dagli Stati Uniti, FOB, 200 dalla Turchia, 110 dal Cile, CNDF, 300 da, da Israele, poi il resto sono camion che noi compriamo ex works. E appunto, stavo parlando di frutta secca, quindi stiamo a merce alimentare che giustamente è soggetta a tutti i controlli del caso, fitosanitari, e ci sono dei regolamenti europei molto, che da un lato sono molto chiari, ma dall'altro, ahimè, lasciano una certa spazio di interpretazione alle autorità locali. E quindi eh, a volte purtroppo ci troviamo di fronte a, a delle situazioni che fanno veramente riflettere seriamente se continuare a passare dai porti italiani, mm. eh, perché questa ormai è la situazione, vi faccio un piccolo esempio che mi sta capitando giusto in questi mesi, noi abbiamo due contenitori di mandorle che sono fermi in porto a Vado Ligure dal 18 di agosto. oggi è il, 13 novembre stiamo ancora cercando di capire come portarli a casa perché non lo sanno neanche loro che ce l'hanno fermati, che hanno capito che forse hanno un po' esagerato nel, eravamo, in, in verità sono stati fermati perché c'era un'allerta su lo stesso fornitore della merce nostra, eh. ma non vuol dire che lo stesso fornitore sia sbagliato con uno, debba sbagliare anche per forza con noi, quindi non è che e quindi eh, ci hanno fermati, ci hanno. Detto, come dire, voi siete lo stesso fornitore, quindi avete lo stesso problema dell'altro, per cui vi fermiamo. Adesso eh, stiamo ancora cercando, ripeto, al 13 novembre, due contenitori che valgono, eh, saranno 150 mila dollari di, di merce, a cui dovremo aggiungere i costi del, eh, delle soste, che saranno è ingenti, i costi dell'avvocati, che saranno ingenti. E poi il costo che dovremmo sopportare per trasformare questa merce, perché a loro detta noi la dobbiamo trasformare. Adesso non, non sto a dilungare, sono marnole sgusciate, le dovremo fare pelare per renderle a loro, secondo loro, eh, utilizzabili per consumo umano. Ma va benissimo eh. così come sono, ne siamo sicuramente certi. Però questa è la situazione, quindi queste incertezze qua per noi sono quelle che più ci preoccupano e ci stanno facendo riflettere su, su, su dove far passare la merce. Eh, io qualche esperimento sui porti del Nord Europa lo farò di sicuro, poi vedremo se eh, riusciremo ad essere competitivi anche in termini di tempi, mm. eh, tempi eh, e costi. E eh, 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 di costi, ovviamente. Ma allora se posso, ho un po' di tempo perché lo allora. abbiamo. Eh, guardate, il problema dei costi è un problema relativo. ecco, cioè i noli: noi adesso eh, i noli che pagavamo magari in epoca COVID, ecco quelli quando. Concentriamoci sugli Stati Uniti che sono quei 900 Teus che sì. diciamo, sono quelli un po' più numerosi per noi. Eh, i 5.000-6.000 dollari no, questi per noi cominciavano a essere eh, insostenibili dal punto di vista commerciale, ma quando parliamo di 2.500-3.000 dollari a, a contenitore, a fronte della certezza di ricevere sì. la merce nei tempi... Che sulla carta ci vengono dichiarati dalle compagnie di navigazione: per noi non è non un problema, cioè un prezzo che noi siamo esatto. assolutamente disponibili a pagare. Perché oggi, adesso io spero di uscire indenne dalla sala per quello che sto per dire: per me, l'industria dello shipping, delle navi, della eh. navigazione, delle merci, il trasporto delle merci, forse è forse l'unica che io lavoro da 30 anni. È l'unica che ho visto regredire: non è andata avanti. Per regredire bene. in che termini in particolare? Io, Termini di, di, di affidabilità e di servizio, di qualità del servizio, perché eh, il primo spartiacque è stato quando sono nate le alleanze. Noi avevamo dalla West Coast potevamo contare su 4-5 compagnie di navigazione diverse, si facevano concorrenza sui noli e poi soprattutto avevamo partenze quasi due volte alla settimana, potevamo giocare su. Siamo arrivati adesso che ne abbiamo una forse, una che parte quando vuole e vabbè, fa. Questo momento fa dei noli che sono impraticabili. Mm -hmm. Quindi siamo passati da una media di 30-35 giorni di transit time della merce a 40-45, a cui adesso dobbiamo anche aggiungere 5-7 giorni di anticipo in, per evitare, evitare potenziali problemi di congestione dei porti che ormai capitano quasi sempre. Okay. Quindi capite che ormai ha siamo, siamo raddoppiato praticamente il, il tempo di. Di spedizione delle merci e in un business come il nostro dove abbiamo un problema di congiuntura di raccolti noi non possiamo stoccarci troppo di merce perché poi se diamo una merce che non è buona alla fine al consumatore finale quindi dobbiamo arrivare alle congiunture dei raccolti con la merce più fresca possibile questo è un fatto secondo fatto abbiamo ancora per fortuna sempre di meno una parte del nostro business che è molto stagionale ed è una stagione che si riduce a 45 giorni. Se a me ritarda di una settimana un, 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 un contenero della merce che io magari ho promesso a un cliente il quale ha fatto a sua volta un volantino, eh, eh, perché noi serviamo la grande distribuzione moderna, quindi tutte le insegne d'Italia, eh, noi oltre al, al danno di avere il ritardo e quindi magari dover correre a comprare merce sul mercato europeo a, a bancali che la paghiamo molto di più di quella che non abbiamo pagato e quella che abbiamo comprato. Poi soprattutto facciamo arrabbiare i clienti, il quale una volta l'accetta, la seconda ci fa pagare delle penali, la terza ci caccia fuori. Mm -hmm. Sto parlando di, cioè di una settimana, non sto parlando che io ritardo dei mesi, a fronte di compagnia di navigazione che hanno, se non sbaglio, due anni per, di tempo per consegnarci la merce. Questo sono d'accordo che è una simmetria che ci può stare, viste le dimensioni, che, però magari se il sistema dei, dei, dei caricatori riuscisse a fare un po' di pressione... Almeno da avere un po' più di garanzie da questo punto di vista ecco, potrebbe essere un bel passo avanti. Ripeto, la ricerca non è quella del nolo più basso possibile, perché io capisco perfettamente che compagni di navigazione fanno dei grandissimi investimenti, sono contento che le facciano per il tema della sostenibilità e quindi gli investimenti vanno ripagati, c'è poco da fare. Però vuol dire, anche quando paghiamo dei nodi di un certo tipo dovremmo cercare di avere un servizio all'altezza, perché sennò allora c'è qualcosa che non va. Bianchi di Lavazza. Quali i temi per voi più delicati alla luce di quello che è stato detto finora? Tanto buongiorno a tutti. Anche eh, la presentazione. Dunque, alcuni temi sono in comune a quelli della frutta fresca. Sicuramente siamo tra quelli che non possono fare grandi rilocalizzazioni, almeno per la parte di approvvigionamento. Il caffè eh, cresce in, insomma, nella fascia tropicale. I paesi produttori, il Brasile, come più o meno immagineranno tutti, ma anche il Vietnam, eh, che è il secondo al mondo, eh, poi l'Africa, Centro America, Sud America. Col telecomandino se vuole può mandare avanti sì. le slide. Eccolo lì. Ah sì, allora qua ci sono un po' di informazioni sulla lavazza. Però finisco un attimo. Certo. Quindi, eh, sostanzialmente la grande caratteristica del, del caffè come tipologia di ricevitore è quella di non poter fare a meno dello shipping. In realtà il caffè è a bordo delle navi più o meno direi dal 1700, mm -hmm. <ride> quindi grandi rilocalizzazioni purtroppo no eh, in import, eh, o per fortuna perché insomma vuol dire che più o meno il clima rimane diciamo lo stesso di sempre. Eh. Eh, Sull'export anche noi abbiamo fatto qualcosina di più che altro ottimizzazioni, ecco, un po' il mondo del caffè, una componente fondamentale che non hanno, nel, credo, nella frutta secca la tostatura no? almeno parte allora, il nostro prodotto si, ehm, si caratterizza un po' per quello che poi anche è un prodotto semplice il caffè quindi un, una diciamo, componente di rilocalizzazione può essere se tu lo vai a tostare da qualche altra parte allora, certo. il nostro gruppo ad esempio ha investito negli Stati Uniti e parte dei volumi che facciamo in export eh, non ci saranno più e li faremo tostando in, ehm, eh, direttamente sul posto quindi giusto questo, per dare questo attimo... cambia anche in parte chiaramente le vostre logistiche, le spedizioni, questo... l'uso o meno del container, le rotte. utilizzate. Sì, questo, questo è un punto perché sicuramente allora, il, il, chiaramente il flusso è sempre quello, eh, però se lo mandi in Italia o lo mandi Chiaro. a New York cambia un po'. Però chiaramente diciamo, come gruppo poi il baricentro eh, rimane l'Italia, abbiamo due grossi stabilimenti, uno ehm, a Torino, l'altro eh, a Gattinara e questi fanno direi grossomodo... 80 più o meno dei, dei nostri volumi. Eh, poi vabbè, se vogliamo vedere qualche slide, visto che c'è, può interessare, queste sono un po' di informazioni che ci aiutano a, a dire chi siamo, un po' quello che, che stavo dicendo. Ecco eh, una caratteristica del nostro business appunto è quella di impor dover importare il caffè crudo dalla fascia tropica tropicale, l'altra per la vazza e il fatto, come per tanti fattori italiani, di avere comunque um, una, una forte connotazione export. Quindi il nostro mercato principale ovviamente è l'Europa, eh, però esportiamo eh, vedete, 140, siamo presenti in cento, oltre 140 paesi, presente vuol dire tutto il mondo, eh, quindi prima faceva, dicevo, Sengo Bendice siamo. KF, clienti eccetera noi ci auguriamo che siano più o meno tutti i clienti della Lavazzo del, del, del mondo del, del caffè eh, questi 140 paesi ci arriviamo allora, in quelli d'oltremare eh, più importanti sono quelli controllati direttamente da noi a livello di spedizioni quindi abbiamo eh, il Nord America l'Australia eh, e poi per il resto eh, facciamo comunque molto diciamo rese FCA quindi i nostri distributori, agenti sono loro poi a fare i paesi secondari, almeno questo è l'impianto attuale. Poi abbiamo una parte che non è in questa slide di importazione di macchine del caffè, che neanche farlo apposta, naturalmente arriva dall'estremo oriente, è grosso. Ehm... I trasporti inland ad oggi fate e se sì, quanta intermodalità? Vorreste allora, farne di più? Dunque, l'intermodalità è un punto su cui i miei colleghi della, della parte terrestre, perché io mi occupo soprattutto della, del trasporto marittimo, del magazzinaggio del caffè crudo, eh, hanno lavorato credo molto bene verso la Germania, verso gli Stati Uniti, eh, massimizzando l'uso di eh, trasporto intermodale con casse mobili. Per la parte che seguo io le possibilità sono un po' più limitate, perché noi normalmente i nostri porti sono quelli del nord del Tirreno. Eh, e sappiamo benissimo che le distanze molto spesso sono brevi no? per fare l'intermodale, o meglio, ci devono essere volumi tali da avere dei collegamenti principali o all'interno di una società, mm -hmm. gruppo terminalistico, non so, eh, che ha, o, o compagnie che fanno comunque hanno il, il loro, la loro testa di ponte. Se no, se sei un po' decentrato alla fine il treno non è che vi arriva per te, certo. no? però in linea di massima. Eh, Credo che l'aspettativa forse anche del nostro sistema paese, direi un po' così, sia quella di un incremento dell'intermodale. Dell Quindi anche noi eh, insomma, speriamo di, di poterne eh, in qualche modo eh, beneficiare eh, nel futuro. Poi per noi il resto dell'intermodale può essere il nord Europa, però normalmente il caffè non, non lo acquistiamo molto dal nord Europa e bisogna vedere... Se eh, poi c'è un senso economico anche yeah. nel, nell'intermodale, in quel caso lì. Tra l'altro, faccio una battuta: ma un sì. paio di caricatori importanti per un treno con Torino già questo panel li abbiamo, eh. per cui qualche operatore, un pensiero potrebbe iniziare a farcelo. Le chiedo un'ultima cosa: quanto valore può avere, secondo lei, ne faceva cenno prima, mi pare Calvini, una sorta di moral suasion collettiva da parte dei caricatori per stradare il mercato verso soluzioni chiaramente eh, sostenibili di trasporto, mm. sedersi a un tavolo e, e dire qui abbiamo dei volumi che non vedrebbero l'ora di andare in treno, troviamo la quadra per provare a farli magari questi treni. E dipende un po' dalla tipologia di caricatore, quant'è il suo diciamo, legame con l'impresa. Cioè Qual è la sua maggior diciamo, voce di impatto ambientale? Per certo. esempio, nel nostro caso, il trasporto, sebbene le nostre merci arrivino da posti lontanissimi e tutte, tutto arriva sia importazione, ehm, è molto basso uh -huh. l'impatto del trasporto sulla nostra carbon footprint. Perché invece l'impatto principale è quello della produzione agricola, che io non pensavo, perché uno diceva che oh, è un prodotto verde, le piante hanno le foglie, no, invece. Il, non so adesso la percentuale ma è altissima se 70 80 e eh, immagino anche per voi quindi quando uno parla con eh, tutti gli stakeholder azienda, aziendali la sostenibilità è qualcosa di eh, in cui c'è un grandissimo focus sulla parte di produzione del prodotto siamo anche molto esposti credo forse, beh, forse voi no eh, comunque sul tema deforestazione non quindi anche lì c'è tutto un tema che è stato detto nel panel precedente su cambiamento di, di regole, anche di contesto dell'Unione Europea a cui siamo esposti. Però ehm, il, sul trasporto marittimo, eh, appunto, dicevo, gli stakeholder aziendali sono focalizzati sulla produzione proprio del, del caffè in sé, quindi il trasporto sembra secondario. No? Poi uno guarda quanto è l'impatto e, come diceva anche il collega, eh, effettivamente il trasporto marittimo è, è relativamente efficiente poi tutto sommato perché le navi magari trasportano so, in media quanto trasporta una nave 15.000 tius quindi la ricaduta è, è molto piccola esatto. perciò anche lì siamo un po' combattuti no, nel cosa fare perché è chiaro che uno da qualche parte deve iniziare, le compagnie adesso stanno offrendo diverse soluzioni chi eh, diciamo gratis chi invece con eh, magari l'aggiunta eh, di qualcosa, quindi io credo che sicuramente un po' tutto il mondo della, della, della merce seguirà volente o nolente certo. il, il trend e quindi le soluzioni più o meno saranno tutte interessanti. Bisogna vedere quale disponibilità c'è a spendere, In genere, che so che questo è un tema <ride> è ben presente a tutti, eh, e poi quali sono le soluzioni proposte, perché attualmente siamo abbastanza scarsi, eh, direi, eh, come soluzioni. Perché il trasporto marittimo, quello che viene offerto, e poi alla fine il bilancio di massa. No? Quindi, benissimo. Certo. Eh, sappiamo che gli armatori stanno investendo eh, nel rinnovo della flotta sempre di più sulle fonti alternative, eh, però anche loro so che sono molto prudenti perché non sanno esattamente dove andare. Eh, e poi comunque è un processo eh, molto lento. Sulla parte terrestre, dove forse si potrebbe essere più virtuosi, quindi il tema dell'intermodale. Però anche qua non, non vedo tutte queste, noi queste... possibilità. Recentemente abbiamo fatto un po' uno screening dei nostri fornitori di trasporto terrestre eh, di, di inland e abbiamo visto che l'intermodale ah, alla fine poco, perché dobbiamo sbarcare a Spezia e noi in Spezia eh, arrivano soltanto, arriva il, il Sud America, cioè il Centro America, la Spezia, quindi poco, eh, e poi non è una scelta in cui siamo parte attiva, non nel nostro caso. E poi sull'alimentazione dei camion, lo vedo dominare il gasolio. Sì, appunto. per adesso sì, assolutamente. Vado da Esposti, MG Italia, perché loro sono un, un esempio interessante di merce che da pochi anni, diciamo, in massa ha spostato volumi importanti nel container. Assolutamente sì perché MG ritorna nel mercato italiano nel 2021 dopo un, un paio di quasi vent'anni di, di latitanza eh, perché la, il marchio di origine inglese viene acquistato dal gruppo SAIC che è il primo produttore eh, cinese di, di autovetture eh, con 7 milioni di veicoli prodotti e nel 2021 rientriamo all'interno del mercato italiano dopo essere entrati in mercati del nord Europa Ehm, per riscrivere un po' le, le pagine de, de, della nostra storia, del nostro libro e eh, diciamo co, con l'ambizione di guadagnare quote di mercato importanti i, in un lasso di tempo molto ristretti. Noi iniziamo nel 2021 importando, parliamo di import, mille, mille unità. Mm -hmm. Nel 2022, con il successo commerciale, arriviamo a fare 8 volte tanto, quindi 8.000 pezzi e eh, capiamo ben presto che in proiezione del 2023 tanto per darvi un'idea, quest'anno noi importeremo circa 35.000 vetture il eh, la, lato della supply chain, della nostra logistica deve cambiare molto velocemente quindi nel 2021 noi abbiamo uno schema che prevede l'ingresso sui porti del Nord Europa in particolare Zeebrugge Dopodiché, come diceva anche il dottor Messina, la, il congestionamento dei, dei porti del nord Europa non li rende eh, più un asset, ma semmai una, eh, un punto di congestionamento, di rallentamento con, con i conseguenti problemi delle soste, che in un business come quello dell'auto, con una marginalità estremamente ridotta, sono un tema insomma, di, di, di primaria importanza. E, eh, nel 2022 ci appoggiamo con eh, il, il porto di Barcellona, quindi vetture che arrivano con roro e poi vengono navettate con una short sea solution sul porto di Livorno, ma anche questa soluzione per ovvie ragioni non è, non è sostenibile per i grossi volumi. Da qui l'esigenza, eh, e noi abbiamo una, una storia logistica se vogliamo molto più, più breve di quella de, dei miei colleghi a, al mio fianco, eh, Praticamente nel, nella fine del 2022 individuiamo un partner strategico importantissimo e implementiamo una, una logistica basata sull'import di contenitori eh, su due porti principali che sono La Spezia e Vado Ligure. Mm -hmm. eh, questi due porti nascono appunto, la, la scelta di questi due porti nasce con la, con la ricerca della flessibilità mm. che resta comunque il, il driver principale del nostro business perché chiaramente più siamo flessibili più siamo in grado di rispondere alla platea sia dei nostri clienti sia dei nostri concessionari quindi in base anche alle performance di mercato che, che i nostri concessionari riescono a raggiungere siamo efficienti nel, nel dargli il numero di, di veicoli necessari eh, diceva il dottor d'Agostino che, che lo stoccaggio le scorte sono, sono un tema lo sono chiaramente anche per noi perché ci si è resi conto soprattutto nell'ultimo periodo, eh, parlo degli ultimi due o tre anni, dopo che la, il Covid prima e la, la scarsità dei semicomponenti dopo hanno ridotto di moltissimo la produzione, che per le, sostenere le quote di mercato e i volumi eh, è chiaro che avere eh, più prodotto e averlo nel minor tempo possibile diventa la chiave del, del successo commerciale. Oggi dei vostri volumi in import verso l'Europa, quanti passano dal, dal Mediterraneo Italia rispetto al Nord Europa? Tutti o meno? E quanti in container rispetto a nave d'Europa? No, noi abbiamo implementato un'unità logistica per il nostro mercato, quindi noi importiamo unicamente e eh, importiamo con l'80% in termini di volumi di contenitori, parliamo di, di un business che nel 2024 ci aspettiamo superare i 20.000 contenitori, no. quindi cominciano a essere capite proporzioni importantissime. Da qui l'esigenza di costruire relazioni di, di lungo periodo sia con eh, appunto gli spedizionieri, ma anche con, con i nostri asset in termini di terminalisti, certo. quindi una partnership forte sia con la Spezia, sia con Vado Ligure, ci permette di, di affrontare eh, diciamo, i picchi e di, eh, di, di fatto fare, eh, soddisfare tutte le, le richieste e, e tenere botta quelle che possono essere le contingenze. Tra l'altro eh. anche da un punto di vista economico mi viene da osservare in un momento in cui i noli container sono piuttosto bassi e i noli car carrier sono molto alti sì. ha anche un aspetto finanziario non ri secondario. Ri insomma. Ripeto, l'automobile è una, un settore che per definizione ha dei margini estremamente risicati e al di là del, dell'esigenza di dover comunque garantire il profitto per l'azienda c'è poi l'esigenza di garantire la soddisfazione del cliente. Io penso che tutti negli ultimi tre anni eh, coloro che sono andati in concessionaria si sono trovati di fronte a, a, a tempi di attesa lunghissimi, eh, grandissima incertezza sulle tempistiche di consegna e questo disorienta il cliente in maniera decisiva. Bisogna essere il più precisi possibili e con una catena comunque produttiva che è così lontana perché il 100% dei nostri veicoli sono prodotti in Cina, è, è molto complicato se non si ha la possibilità di fare affidamento su una compagnia di navigazione seria e strutturata, così come anche dei terminal che siano flessibili e che rispondano alle nostre esigenze che sono tante, di mm. fatto questo è, è Quali importante. criticità vede in questo momento nella portualità e nella logistica italiana da segnalare? Noi, noi abbiamo sicuramente un tema di, di infrastruttura, eh, è chiaro che importando eh, comunque merci così numerose eh, e così voluminose, se vogliamo, perché è chiaro che quando eh, sbarca la nave con 500, 750 contenitori, vuol dire mettere in banchina 1000-1500 vetture, gli spazi sono eh, diciamo una, una componente non, non secondaria. Quindi c'è l'esigenza di avere infrastrutture e, come si era già detto prima, tutte quelle diciamo, eh, aree di supporto eh, che comunque possano contenere, se vogliamo, i costi appunto, delle soste, ma nello stesso modo garantire la, la flessibilità. Per eh, riuscire a ottimizzare anche il trasporto su camion. Non è da dimenticare che per svariati motivi la logistica su gomma, soprattutto quella delle bisarche auto, sta affrontando la più grande crisi degli ultimi decenni eh, in termini di scarsità, e quindi è chiaro che in un contesto di capacità così limitata, essere efficienti e tagliare i, i tempi morti ci, ci permette di, di essere vincenti sul mercato. Un'ultimissima un domanda con risposta telegrafica da parte di ciascuno di voi e, parlo, e parto da esposti: eh, Rese di vendita Incoterms, quali e perché Xworks, Fob, CIF. Eh. Lo domando perché agli spedizionieri, questo è un tema che interessa molto. È un tema che sicuramente fatico a diciamo ad affrontare con una, con una risposta telegrafica, mm. <ride> È un tema vero, molto, molto complesso. Eh, secondo, 30 secondi li posso concedere? No, secondo me sono, sono gli spedizionieri stessi di fatto che, che ci devono proporre un panel di soluzioni, questo sì. Mm. Di legge: Assolu eh. assoluta okay. assolutamente non l'ho controllato da noi. Mm. Quindi tutto quello che in import. Nonostante eh, diciamo anche qualche resistenza interna, mm -hmm. parte anche aziendale dei primi tempi, eh, adesso quello che riceviamo, quantomeno, è tutto base FOB porto di partenza, perché è assolutamente indispensabile controllare i noli. Questo è cambiato negli ultimi anni o è sempre stato così da? da uh, è cambiato negli ultimi anni, ah, io personalmente sono sempre stato di questa, mm -hmm. di questa idea. Eh, quindi vengo da questa scuola e sono sempre stato di questa idea. Abbiamo dovuto fare, diciamo noi della logistica più che altro, eh, un po' di opera di convincimento e dimostrare fatti alla mano, dati alla mano, cifre alla mano che era più conveniente sotto tutti i punti di vista. Ho citato prima, per esempio, il discorso del, della control tower, il del discorso del, dell'ottimizzazione, consolidazioni, round trip eh, e ne potrei citare altri, ma non abbiamo il tempo. e eh, Quindi sono assolutamente favorevole al. Controllo del, del nolo. Calvini, già in parte ce l'ha ma Sì, abbiamo gioco un po' di equilibri, nel senso che dove abbiamo capacità negoziale cerchiamo di andare direttamente alle compagnie di navigazione, e in particolar modo dagli Stati Uniti. Abbiamo visto anche negli anni quando ci siamo confrontati con alcuni spedizionieri, eravamo sempre delle tariffe concorrenziali, quindi abbiamo mm. sempre mantenuto questo tipo di approccio. Su alcune, da alcune provenienze ovviamente, dove la. Trasporti sono inferiori, preferiamo o ci vende il CNDF il, il nostro fornitore oppure andiamo per eh, spedizionieri. Però direi il grosso è, è fatto abbastanza diretto con le compagnie, ma per questioni di competitività dei noli. In questo momento, Bianchi, io rimando cioè rimando, mi associo alla risposta di Calvini. Eh, una cosa che posso sul crudo, eh, questo. Sì. Eh, una cosa che aggiungo è che. Recentemente sento dalla piccola media torrefazione, anzi dalla media torrefazione che magari era abituata a fare qualcosa in più eh, FOB, comunque un maggiore interesse per il CIF o addirittura per la consegna. Mm. Non so se questo è stato lo shock degli ultimi anni che ha fatto ah, sì. preoccupare così tanto. Detto, ah, io non ne voglio sapere. Chiaro. Questa era una delle speranze, infatti, del mondo <ride> spedizioneristico che ci fosse maggiore consapevolezza di che cosa significasse avere un controllo maggiore sulla Ma spedizione. La consapevolezza, secondo me, è aumentata, eh, perché mm. volenti o nolenti, tutti si sono misurati con grossi Il mio timore però è che sia anche stata dimenticata. Spero di sbagliarmi. E lì dobbiamo un attimo, intanto c'è un tema un po' di credibilità, alle volte di chi ci raccontava come sarebbe stato il futuro, che poi non è andato proprio così. Mm. Quindi quello magari Beh. aiuta a far dimenticare. <ride> E poi non sottovaluterei comunque nei ragionamenti la componente Black Swan, perché è vero che attualmente siamo in un momento abbastanza eh, relativamente eh, più tranquillo, però mh, il mondo del prima e del dopo il Covid adesso ce lo troviamo abbastanza simile, però su un paio di aspetti la geopolitica per prima, in primis, non è proprio la stessa cosa, qui ho parlato di Panama prima, però ecco una domanda poi per gli armatori che mi interesserebbe Suez, adesso come un po' i pensieri in questo momento, così comunque siamo sempre molto dipendenti da dei punti comuni poi a tutti eh, di passaggio e, e poi che magari può anche spiegare un po' certe preoccupazioni, il discorso volatilità, che così ne approfitto dei certo. pochi secondi per fare anche la seconda domanda, che, oltre al discorso Suez... Anche il discorso appunto volatilità. Eh, il Covid è stata una linea di demarcazione nello shipping, un po' per soprattutto per quello che abbiamo visto sui noli, certo. No? Quindi, prima va fatto la domanda di cosa preoccupa di più? A me sono queste due, un po due cose. Un po' la geopolitica, vabbè, un po' tutti, ma è difficile. Sulla parte volatilità, un po' il punto di, di domande adesso l'outlook, no? 24 lineare, ho detto prima il 28, sì tutti sperano che non si arrivi al 28 per trovare il bilanciamento domanda offerta, ma quando il tubo diciamo così si riempie nuovamente, la volatilità che i caricatori si devono che l'industria, il settore si deve aspettare, quale sarà? Perché quel, quel grafico non l'aveva mai visto nessuno, quindi preoccupa un po' il fatto che anche appunto qualcuno dica lo shipping, mondo, eh, cui, il mondo dei contenitori in particolare, domanda offerta pura. No. Allora noi forse abbiamo un po' questi pensieri per la, per la testa. Baracchi. Sì, allora in inbound, quindi quando facciamo arrivare prodotti finiti da altre consociate o materie prime, in questo momento il farista è diventato il polo più importante, assolutamente a fobi salvo eccezioni storiche o che hanno dei motivi contingenti. Per quanto riguarda l'outbound... Beh, Come sento bene, Abrasiv Italia, noi abbiamo 4-5 mila clienti in Italia ed è fuori da questo discorso. Quando dobbiamo mandare delle consociate extraeuropee vale per una regola interna works però ecco è attenuato dal fatto che abbiamo a che fare con consociate e non con clienti finali. Quindi è gestibile anche se personalmente non mi piace come incoter Chiarissimo. Matteo Gaslen, vengo a lei. Eh, ci teniamo il video alla fine del suo intervento quando andiamo poi al coffee break, però eh, dieci minuti di presentazione del vostro gruppo di quello che state facendo e proponendo al mercato e anche per poter dare magari qualche risposta a questi caricatori. Sì, grazie. Lei... Uh, le le pre... comando, lo sì. prendo che così riesca. Perfetto, arrivo io. Grazie mille. Eccolo. Grazie. Uh, intanto grazie Nicola per la, la possibilità di, di presentare il gruppo ConChip. Uh, sto ancora imparando l'italiano, quindi spero che mi, mi capiate tutti. Perfettamente. Um, allora, ho delle considerazioni perché è stato molto interessante quello che ho sentito adesso e soprattutto sul fatto che uh, noi come intermodalisti siamo uh, veramente scarsi a comunicare i servizi che stiamo facendo. Quindi, quando ho sentito di San Goban e di Lavazza queste preoccupazioni, no? queste difficoltà a, a trovare dei servizi intermodali che esistono, uh, adesso mi, mi prendo veramente questo, questo compito di spiegarvi quello che facciamo e quello che esiste. Perché, uh, come gruppo ConChip, noi facciamo uh, al di là degli intermodalisti, facciamo anche i terminalisti e l'obiettivo sempre di collegare tutto a uh, terminali marittimi, terminali intermodali, via treno. Quindi questo è il nostro mestiere. Quello che, che punto oggi, ma abbiamo altri terminali, ovvio, ovviamente la Spezia, che è il nostro terminale di cui abbiamo parlato prima, anche per le, le macchine di cui uh, parlava, parlava il, il collega, che è un, un nuovo business per noi, e su Spezia ci siamo attrezzati proprio per Uh, gestire questa flessibilità no? di cui parlavamo ma poi abbiamo anche delle razioni che partono da Spezia e anche da Genova quindi per oggi mi focalizzo su Spezia verso Milano dove abbiamo un centro di intermodale dove forse non lo sapete però abbiamo tre uh, barra treni al giorno che escono da Spezia verso Milano quindi questi sono servizi dove non dovete fare voi il company train se volete ma potete caricare anche un container sopra e va comunque Quindi questi sono uh, i servizi che esistono la stessa cosa su modena o su padova dove abbiamo servizi regolari tutti i giorni e questo vorrei dire che per noi è, è una, una cosa importante visto da, dal terminale marittimo da poter sempre poter collegare il terminale marittimo verso l'inland Uh, solo il terminale non ha tanto senso uh, quindi questo fa parte della strategia dove con Chip che credo sia uh, uno dei pochi in Italia uh, investe sugli asset e questo riprendo il tema di prima che diceva il collega di, di Lavazza la, il futuro, no? la variabilità la volatilità uh, sappiamo che ormai uh, il bitcoin è più stabile della, della logistica no? quindi noi investiamo su asset a lungo termine uh, e questo fa parte della strategia, quindi a 50 anni non ci interessa tanto quello che succede oggi ma quando si investe su un terminale marittimo o intermodale non possiamo fare un investimento a due o tre anni perché se no la cosa più semplice è di non fare niente, cioè aspettiamo che qualcosa di buono arrivi e non arriva mai, l'abbiamo visto sui slide prima, quindi noi investiamo sul lungo termine. Ma questo non basta, quello che uh, stiamo facendo è trovare uh, l'unione uh, de, degli obiettivi com comuni, perché da soli uh, è vero che abbiamo la, questa, uh, come dire, questa sfida del green sì. e quindi noi ci posizioniamo veramente a dare un servizio tutto green, perché abbiamo dei treni che circolano fra i nostri terminali. Uh, quindi con l'impresa uh, ferroviaria, quindi il camion è solo a supporto del primo e dell'ultimo miglio, ma tutto il resto è totalmente green, solo che voi non lo vedete perché avete degli intermediari fra voi e noi. E va bene, però uh, o oh, non va bene, dipende da chi. Lo... Però noi stiamo cercando di convincere tutta la catena a uh, usare questi servizi che ripeto esistono. Alcuni sono i nostri, abbiamo altri uh, colleghi, li chiamo competitori, certo. che fanno la stessa cosa, però uh, tutti insieme ab abbiamo costruito in Italia una catena green che vi porta dal porto ai terminali o dal terminale marittimo fino al vostro magazzino stabilimento. Questo oggi, secondo me, uh, riprendo quello che ho detto prima, noi siamo stati scarsissimi a vendere quello che esiste già. E quindi ne approfitto per, per dirlo perché va a, a, a vantaggio di tutti, ma soprattutto di chi ha la merce, cioè voi alla fine. Quindi questo è il primo punto. Uh, il secondo punto è sugli investimenti. Questo vi faccio vedere il terminal di Aspezia. Per chi non lo conosce, uh, siete sempre uh, invitati a venire a visitare questo terminal, però c'è un, un investimento che stiamo facendo adesso nella parte gialla che vedete qua. Che sono diverse centinaia di milioni che stiamo facendo per ampliare la capacità del terminale. E di nuovo c'è il roundtable prima, dove dicevamo sì, ma la capacità forse c'è troppa capacità. È vero, penso che sulla Liguria stiamo costruendo troppa capacità terminalistica e quindi l'unico modo per attrarre e riempire questa capacità è avere altri flussi che non siano solo italiani. Quindi puntiamo anche sul punto di entrata italiano verso l'Europa, di cui tutti i rilanci che abbiamo, uh, per esempio da Melsoc, che è il nostro uh, terminal intermodale in uh, Lombardia, che riparte su uh, l'Europa fino in Inghilterra, quindi Rotterdam, uh, la Germania. Quindi la Spezia in questo caso si, si inserisce in un profilo e un, un, diciamo un perimetro intermodale europeo. Però Uh, non è l'unica cosa Spezia e direi non vorrei fare uh, uh, pubblicità negativa agli altri porti, però diciamo che uno dei pochi porti, è un porto molto importante in Italia, che fa sistema. Uh, abbiamo un sistema Spezia che è unico, uh, che comprende anche l'interporto di Spezia che si trova a 8 km dal porto, quindi i container quando arrivano li possiamo muovere subito verso l'interporto di Spezia, che si trova a Santo Stefano Magra, dove lì ci sono tutti i servizi uh, doganali, magazzini, consolidamento, deconsolidamento. Quindi lì c'è proprio la soluzione che permette al porto di Spezia di avere uh, l'attrattività la, che state cercando e che potete poi uh, sfruttare uh, come volete, con dei tariffe o dei costi che permettono di uh, spesso... Compensare il delta che si trova verso il trasporto su gomma e, e qua mi, mi allaccio al punto su, su gomma. Noi non siamo uh, all'opposto all del trasporto su gomma, è un complemento. Cioè, lavoriamo insieme, come Concipa. Abbiamo un so una società di trasporto uh, diciamo di container che si chiama Drive My Box, che fa solo trasporto gomma, però va in appoggio all'intermodalità. Quindi l'obiettivo è sempre. Nell'obiettivo dell'intermodalità. Poi, come diceva prima, se c'è un, un container che poi non riesce ad andare sul treno, a supporto c'è il camion che dà la soluzione di flessibilità per avere questo, questa soluzione. Quindi, uh, questo è, vi faccio solo vedere il rendering. Questo porto sarà pronto in 2026, uh, e di là mi, mi allaccio sempre alla prima discussione sull'ITS e tutte queste nuove regole che arrivamo, arrivano uh, con chip stiamo investendo ovviamente in Italia ma anche sui porti di transshipment uh, in Marocco, a Tangier abbiamo due terminal e adesso stiamo costruendo un nuovo terminal uh, in Egitto, a Damietta che sarà sempre un, un terminal di transshipment quindi la spezia si inserisce in un network mediterraneo dove uh, noi cerchiamo di fare il transhipment o dare un servizio di transhipment su uh, diciamo, i paesi più papabili per il transhipment, quindi l'Egitto e il Marocco, per poi arrivare sulla Spezia e rilanciare sul resto del, dell'Italia e dell'Europa. Quindi questa è la strategia che, che stiamo cercando di fare, sempre non da soli, perché dicevo è l'unione di obiettivi comuni, quindi lo facciamo in collaborazione con compagnie marittime. Lo facciamo in collaborazione con uh, spedizionieri e tutto questo per arrivare a, uh, ai caricatori, quindi chi gestisce alla fine il, la merce e il cliente finale. Poi vado sulla parte di Melso, che si trova a, a pochi chilometri da qua, dove abbiamo uno dei centri intermodali più, più importanti privati uh, in Lombardia. Uh, possiamo avere circa 300.000 unità all'anno e questo terminal non è fatto solo per i container quindi verso Spe Spezia, Genova o Ravenna ma è un terminal che gestisce tutte le unità di carico, di carico. quindi semi trailer, swap bodies, tank qualsiasi cosa lo gestiamo per rilanciare verso uh, l'Europa uh, quindi sono, questi sono i servizi uh, insisto che esistono oggi non c'è bisogno di prendere un impegno uh, finanziario su compagni train perché abbiamo questi servizi a costi uh, diciamo, uh, competitivi, ma lo, lo, il vero dramma diciamo, dell'intermodalità intermodali, dell è che uh, i costi sono fissi, non riusciamo a gestire la flessibilità del camion. Okay? Abbiamo dei costi di macchinisti, di trazionisti. Uh, per andare su, sul resto del, dell'Europa. Abbiamo dei vagoni che costano tanto, dobbiamo comprare le tracce per, per circolare, dobbiamo formare i macchinisti che ci vogliono più o meno due anni e quindi i costi che un'impresa uh, un ferroviaria deve sostenere non, sono, uh, non, si, non si possono ridurre. Questo è il nostro punto debole, perché quando uh, la gomma va giù perché decide di pagare meno gli autisti oppure di, pagare, di fare altri, uh, altri aggiustamenti, noi non lo possiamo fare. Quindi questo è un po' la, la debolezza del sistema. E quando la gomma va su? Stesso noi rimaniamo uh, allineati sui nostri standard, quindi non è che ci allineiamo sulla gomma uh, costantemente anche okay, perché la gomma ha i suoi, uh, le sue difficoltà anche tra gli autisti, non è semplice, uh, quindi uh, i costi salgono di gomma, no? la manutenzione, le gomme, quindi hanno i loro problemi. Però noi abbiamo una cosa e non vogliamo essere confrontati con la gomma e questo è un discorso che uh, è molto difficile fare a voi perché a fine mese si guarda il costo, ok? Le euro e le per tutti. In questo momento dove ci sono pochi volumi, è ovvio che si va sulla flessibilità massima e il costo più basso che è la gomma. Questo cosa vuol dire che chi fa intermodale uh, va in sofferenza. Quanto tempo può andare in sofferenza, non lo sappiamo. Però, per il momento faccia, facciamo la sofferenza. Poi quando, come sulle compagnie marittime, quando sparirà uno, poi due, poi tre, rimarrà l'unico e poi uh, sì, il mercato giudicherà uh, la cosa giusta. Quindi quello che, su cui noi stiamo cercando di, di convincere con tanta fatica, non lo nascondo, è sul lungo termine. Dicevo prima, l'avete visto su Spezia, stiamo investendo a lungo termine, su 50 anni, eh? quindi la concessione è 50 anni per proporre dei servizi. Uh, sempre più veloci, sempre più fl flessibili per abbassare i costi. La stessa cosa lo facciamo su, uh, su Milano dove stiamo costruendo uh, a breve l'estensione del terminal che raddoppierà i volumi e sempre nell'ottica di proporre questi servizi. Quindi questo è un po' la, il tema che abbiamo fatto. Venerdì abbiamo fatto un convegno, convegno a Spezia per far vedere che la Spezia è sempre più al centro della portualità italiana, c'era uh, il vice ministro Rixi, c'era il presidente Totti, c'era uh, il ministro Fitto, quindi abbiamo avuto tante uh, autorità che sono venute a vedere quello che sta succedendo a Spezia, che chiamiamo il, so il sistema Spezia, per però veramente l'obiettivo non è di farci un sistema fra di noi e dare a tutti un sistema di flessibilità di costi competitivi e soprattutto una soluzione che esiste da nessuna parte uh, in Italia Fantastico. e io avrei finito grazie. spero che l'italiano è andato bene, che no? lei, che no. imparato bene Continuo le lezioni allora. di... non ce n'è più bisogno grazie ancora video di Conship, 10 minuti di coffee break e riprendiamo per l'ultima sessione un applauso a voi, grazie la lasciamo pure qui sì, sì. grazie mille Ok, qua dentro, lo so, visto, visto? Buone battere, bravo. Devo dire bravo, bravo. Eh, sì. Vero. Sì. Bene, fa piacere. Infatti è stato bravo da quello che ho percepito, anche a risolvere certe dinamiche dedicate con MSG, cioè no, ha gestito dei mesi passati, non semplici. Proviamo. Eccoci. Ok. Eh, appena possibile, se mi date una mano a rientrare, così proseguiamo con la seconda parte di convegno. E poi, tra un'oretta, tornerete a fare tutte le chiacchiere possibili e immaginabili nel cocktail dinner. Grazie ancora. parlare in piedi seduto anche in piedi volete allora intanto che aspettiamo le ultime persone che rientrano io invito qui a fianco a me Gianmarco Belotti, Sales Manager di Macport International. La seconda tavola rotonda l'abbiamo intitolata L'offerta e la competitività della logistica italiana ai caricatori. Quindi ora mi aspetto che in questa seconda parte si diano un po' di così, risposte e di approfondimenti rispetto ai temi che, che sono emersi nell'ora nell e mezza insomma, precedente. Aspettiamo che arrivino tutti, intanto io a... Bilotti, do il telecomando quando lo trovo. Eccolo qua, grazie mille. Eccoci. siamo che arrivino un po' tutti. Il verde vai avanti ovviamente. Poi chiedo ai relatori della seconda parte, Augusto Kosulic, Giulio Schenone, Alice Arduini, Riccardo Fuochi e Giorgio Farnetti di raggiungermi così. Intanto vi faccio già accomodare qui al panel e siamo anche abbastanza nei tempi per cui... Sì, perfetti. Ok, eccolo Farneti dove volete. Lasciamola lì ciò di al centro così. <ride> eh sì, dovevate essere un paio di donne al panel ma... Una alla fine c'ha. Non poteva. Lei al centro vicino a Arduini, lei fuochi qui vicino a Farneti. Perfetto. Poi ci manca Augusto Coslic ancora. Ok. Non lo vedo, è finito. Eccolo Augusto Coslic, lo vedo. Chiedo alle mie colleghe ai miei colleghi se riescono di accompagnare gli ultimi ospiti verso il nostro panel ok intanto, ah ce l'abbiamo già la presentazione, ok ottimo eccolo Augusto vicino ad Alice Arduini ok direi che possiamo iniziare perché intanto anche le ultime persone stanno arrivando se preferisci sederti o se vuoi stare qua in piedi a me come vuoi tu a te la parola prendi un microfono certo scusami Buonasera a tutti, mi chiamo Gianmarco Pilotti e rappresento la terza generazione di Macport. Macport nasce nel 1987 dall'idea di mio nonno Giordano di fornire un servizio ai clienti e ai terminalisti italiani. Dal 2009 Macport lega il proprio nome a quello di un'altra famiglia europea che è Liber e quindi sono 14 anni che rappresentiamo Liber in Italia con, nella divisione Maritime. Poi negli anni il gruppo si è espanso, si è evoluto. E in particolare ad oggi ehm, c'è una capogruppo che è Macport International che ha sede in Austria che controlla rispettivamente l'Italia, l'Albania e la Bulgaria. E sono quindi 36 anni che ci definiamo partner per i vari terminalisti. Eh, tutti gli eventi turbolenti che sono stati evidenziati poi eh, nella, nel panel precedente e che hanno caratterizzato l'ultimo triennio hanno portato a rivalutare un po' il concetto di Made in Europe ed è in questo contesto che Liber si presenta come l'unico eh, produttore europeo di cruise ship to shore e uno dei pochi attori coinvolti nella commercializzazione e nella vendita di gru da piazzale come RTG ed RMG. In particolare questi sono prodotti in Irlanda, nello stabilimento eh, di Killarney mentre per completare il portfoglio dei prodotti atti alla movimentazione dei container ci doveva spostare in Germania, nello stabilimento di Rostock, dove oltre ai ristaker sono prodotte le gru portuali. Ehm, Magport è presente eh, in Italia, nella sede centrale di Ravenna, e in Bulgaria, nella sede centrale eh, di Burgas. E, oltre a questo noi abbiamo delle service station eh, situate ad Ancona, a Bari, a Taranto, a Salerno, oltre che a Genova, e l'idea di questa service station è quello di fornire un tempestivo servizio eh, al fabbisogno del cliente. Quindi per ricapitolare brevemente in maniera molto semplice cosa fa Macport, diciamo che l'offerta si declina nella forma canonica di vendita, di assistenza, che passa anche attraverso la vendita di pezzi di ricambio, oltre che eh, di formazione. Quindi se da una parte eh, il catalogo dei prodotti che vendiamo eh, seguono la forma canonica di ship to shore piuttosto che di gru mobili portuali, può rappresentare un elemento di novità il tipo di servizio che forniamo. Quindi alla classica, eh, al classico intervento manutentivo operativo del tecnico in loco associamo anche un tipo di assistenza in remoto che viene fatta sia per via telefonica che per via telematica e che si sta spingendo sempre più verso il concetto di preditività. Um, ecco, stiamo attraversando un periodo di transizione digitale, eh, ci stiamo ammodernando e sta di conseguenza nascendo l'esigenza di mantenere formato il vario personale operativo, in particolare eh, noi forniamo un servizio di corsi affinché tutti i tecnici possano essere eh, mantenuti up to date e queste le possiamo Erogare direttamente in, in sede dal cliente, e soprattutto in lingua italiana. Ehm, ecco, per riprendere un attimo quello che poi è uno dei, dei temi di questa convention, quindi digitalizzazione, eh, transizione, evoluzione, eh, porto ora tre esempi concreti del modo in cui Liber si inserisce eh, in questo contesto e in particolare viaggiamo in Australia, a Brisbane dove sono installate due ship to shore semi-automatiche. Eh, come si se evince dalla figura, il primo elemento che salta all'occhio è che non c'è la cabina, questo significa che sono operati in remoto da una stazione eh, operativa, dove eh, il, il, il gruista inizia in maniera manuale il ciclo operativo, quindi col pic del container fino al sollevamento ad una quota sicurezza, dopodiché l'algoritmo entra in gioco e posiziona il contenitore direttamente in un punto target, come per esempio può essere la navetta, ottimizzando quindi sia il percorso che fa il contenitore, oltre che il livello di energia richiesta. Eliminando quella che è la variabile impazzita, un po' se possiamo <ride> dirlo, dell'interazione con, con la nave, si riesce a garantire addirittura un'automazione totale. Ehm, qui siamo in, negli Stati Uniti in un terminal intermodale, quindi la merce si muove solo su ferrovia e eh, questi RMG hanno la possibilità di dialogare direttamente con il TOS del terminalista, eh, permettendo quindi una totale automazione del processo. È chiaro che sia per ragioni di sicurezza che per la possibilità di prevedere la possibilità di movimentare dei carichi speciali, vi è sempre la possibilità di manovrare in remoto però in maniera manuale questi gruppi. Per concludere velocemente quella che è eh, l'overview delle proposte, vi è anche la possibilità di eh, operare eh, RTG eh, senza far uso della canonica eh, forma per la trasmissione dei dati che è quella della fibra ottica, infatti eh, nel porto di Dukm in Oman Um, è possibile operare in remoto in totale sicurezza queste macchine grazie a un'architettura Wi-Fi, Mesh Wi-Fi, che garantisce una stabilità di segnale indispensabile eh, per operare in sicurezza, appunto, le macchine. Come detto, l'operatività in remoto, eh, che è uno dei punti cardine su cui si poggia l'automazione al giorno d'oggi, eh, vengono definite ROS, quindi Remote Operator Station e permettono di operare fino a un massimo di tre gru contemporaneamente, in totale sicurezza e indipendentemente dal tipo di macchina eh, a cui sono collegate. Quindi, finita questa breve eh, disamina tecnica, vorrei anche approcciare un discorso economico che sicuramente sarà ben accetto dai CFO, che è quello di Total Cost of Ownership. Mi ricollego eh, al discorso fatto prima da, dal dottor Gaslen. Che spiegava come, specie in un momento turbolento come quello che stiamo attraversando, la pianificazione a medio e lungo termine rappresenta sicuramente un valore aggiunto. Quindi, noi ci sentiamo sempre di, nel momento in cui si va a valutare la sostenibilità di un progetto, di andare a valutare tutti gli elementi a disposizione. E credo che il concetto di effetto iceberg, quantomeno, possa aiutare un po' a visualizzare eh, questa quest idea. In particolare, a tutti gli elementi che sono. Elencati in figura, eh, noi come MacPort eh, ci teniamo ad aggiungere altri due gli elementi, che sono quelli di continuità e di stabilità, che per noi significano partnership. E specie in un momento storico turbolento, ripeto, come quello che stiamo attraversando, sono convinto che avvicinarsi ad un partner e non a un semplice fornitore sia un, uh, un vantaggio, quantomeno. Io con questo concluso la mia breve presentazione su chi è libero e su chi è Macport e nel caso dopo sono a disposizione. Ti, chiedo, ti faccio una domanda al volo, eh, questo tipo di macchine in Italia quando le vedremo, nel senso quanto secondo te il mercato è maturo sia in termini diciamo così, legislativi sia in termini di eh, domanda da parte dei terminal portuali, eh, che cosa prevedi nei prossimi anni? Potrebbero effettivamente arrivare, mi viene in mente che Salerno contiene terminal, purtroppo oggi Gallozzi non riesce a essere con noi. Mm è uno di quelli che negli ultimi mesi ha investito maggiormente, tra l'altro proprio con macchine vostre. A Vado Gateway eh, c'è un terminal che già oggi è semi-automatizzato. Quando potrebbe essere maturo il mercato italiano per queste forniture? Ma io credo che a prescindere ci stiamo muovendo in quella direzione, mm -hmm. eh, sia per un discorso di sfruttare o meno i fondi PNRR piuttosto certo. che il discorso di Industry 4.0 che diventerà 5.0 piuttosto che mille altri fattori, diciamo che ci stiamo muovendo in quella direzione. È chiaro che ad oggi diciamo che anche la legislatura ci yeah. deve un attimo avvicinare e permettere di colmare certi, certe vacanze, certi, certi elementi che mancano proprio per completare il, il, il ciclo. Okay. Eh, però credo che questo qui comunque sarà il futuro, mm -hmm. perché permette di avere un'efficienza maggiore. Efficienza maggiore significa per il consumatore finale comunque un abbattimento dei costi, e comunque ripeto, nel 2023 la direzione intrapresa è questa qui. Claro. Grazie mille. Intanto mi prendo il tuo microfono, ti facciamo un applauso. Applausi e lo tengo io. Sì, grazie mille. Alice Arduini, partiamo da te. Perché eh, Alex International è, almeno dal mio osservatorio, una delle realtà nelle spedizioni italiane è sicuramente emergente, molto dinamica. Quando Augusto Koslic spesso menziona l'imprenditore con la valigetta, lui a Genova spesso rimprovera l'imprenditoria locale perché dice non investe, non va a cercarsi il cliente, eccetera, eccetera. <ride> Alice invece lo fa molto attivamente. Ha una realtà molto giovane, fondata pochi anni fa. E quello che mi interessa capire da te la domanda è questa come si può partire da zero e ritagliarsi uno spazio importante come stai facendo in questi anni con la tua azienda in un contesto dove invece si parla spesso di consolidamento, acquisizioni, il piccolo non è bello, eccetera, eccetera. Allora, beh, prima di tutto volevo ringraziarti per avermi dato la possibilità di presentarmi, di presentare la società. Eh, come hai detto tu, ho aperto eh, da sola in epoca di covid nel 2021 la mia storia è un po complessa quindi <ride> non basterebbero due ore in questo momento per spiegarvi come mai eh, ho deciso di aprire una mia società e io sono l'unica titolare al 100% di Alex International eh, non arrivo sicuramente da zero perché prima eh, sono stata direttore mare aereo di un grosso gruppo per quasi dieci anni eh, poi sono andata in una piccola società, eh, mi erano state fatte delle promesse che non sono state mantenute, eh, mi sono ritrovata a dover scegliere che cosa fare, eh, perché avevo un mio pacchetto clienti, ovviamente non avrei potuto aprire eh, senza avere un mio pacchetto clienti, quindi eh, chi mi conosce a livello professionale, chi ha stima di me, chi sa eh, diciamo, eh, il mio valore e, e che cosa posso dare... È stato il primo a credere in me, quindi avevo alle spalle sicuramente eh, una, diciamo, una trentina di clienti che potevano appoggiarmi. Tra l'altro questo, voglio dire, anche rispetto a quello che abbiamo sentito prima e che si sente in generale, cioè tutti guardano solo al prezzo. Mm, invece no. C'è anche una certa <ride> fidelizzazione con no, una proposta non di servizio, si ha un valore no. ovviamente, non è che lo si fa per simpatia. Allora, prima di tutto c'è da distinguere... Um, I clienti caricatori: uh, bisogna fare delle distinzioni sicuramente. Um, in questo momento, poi, storico dove le compagnie marittime stanno attaccando pesantemente i caricatori, mm -hmm. e non parlo solamente di grossi gruppi anche tra quelli che abbiamo sentito prima alla tavola rotonda precedente, mi riferisco anche a medi mm. eh, caricatori e talvolta anche piccoli. Sono andati da alcuni miei clienti. Faccio un esempio, la MERS che è andata a trovare un mio cliente sottoponendo i prezzi ovviamente più bassi dei miei, yeah. ma il mio cliente giustamente dice Alice ma io devo aprire un booking online eh, in una piattaforma che non conosco, devo investire perché comunque vuol dire tempo ma vuol dire anche denaro perché bisogna ecco, avere le competenze. Mi interessa moltissimo capire dove... Il carrier non arriva e quindi dove Arrivo, il piccolo sì. spedizioniere o meglio spedizioniere riesce a difendere sì. anche la propria posizione. Allora, eh, recentemente mi è successa una cosa che mi ha abbastanza stupito perché mh, mi ha cercato un grosso gruppo mm -hmm. ehm, che commercia carni di Modena mm -hmm. eh, e loro hanno un ufficio logistico di 40 persone e eh, dialogano direttamente con le compagnie marittime perché riescono a negoziare il nolo diciamo come gruppo. Mm -hmm. Quindi ne beneficiano tutte le società, le eh. società parallele eh, al gruppo. Però loro mi dicono: noi abbiamo del lavoro che non riusciamo a gestire. Abbiamo del lavoro difficile, triangolazioni ehm, dove appunto richiedono magari un agente a destino, un agente ad origine. Eh, rese molto complesse tipo DDP in paesi difficili eh, oppure anche semplicemente dei traffici inusuali eh, che per i grandi spedizionieri sono tra virgolette carico mm. che non interessa mm -hmm. ecco, e quindi invece per me eh, è tutto di interesse fondamentalmente ah. perché io cerco di dare una soluzione ecco, in prima linea quindi ehm, è difficile che diciamo di no cioè cerchiamo di trovare il modo di dare una soluzione. Quindi non è solo consulenza, uh -huh. perché prima si parlava di consulenza anche con uh, il dottor Pitto, eccetera. Il, lo spedizioniere secondo me deve andare oltre in questo momento. Cioè non è solo un consulente, deve trovare il modo di aiutare proprio a trovare una soluzione per risolvere un problema, prima di tutto, e poi per riuscire a eh, spedire la merce dal punto A al punto B. Quindi io, come piccolo spedizioniere, che anche negli ultimi anni si è detto ai ah, i piccoli moriranno, i grossi mm. stanno acquisendo i piccoli. Sì, è vero, cioè nel senso anch'io ho ricevuto delle proposte di acquisizione, mm. che ho rifiutato perché dico: ho appena iniziato, mm. sono due anni, vediamo con le nostre gambe dove riusciremo ad andare. Tra l'altro, immagino che più sia difficile e critica la spedizione e maggiori siano le immagini. Esatto. Sì, allora io tendenzialmente ehm, faccio fatica a massacrare mm. <ride> il cliente perché poi se ne ricorda. Cioè nel mm. senso, eh, non puoi quando eh, il cliente ti tende la mano mm. approfittartene pesantemente mm. e, e certamente il lavoro va pagato e sicuramente anche il tempo. Però... Eh, è giusto anche essere onesti, perché poi il cliente se ne, se ne ricorda di più. Certo. Quindi e si diciamo, costruisce anche un rapporto sì, di un certo tipo. Esatto, con quindi la nostra azienda ha come principali clienti in realtà i medi, caricatori, medi piccoli, eh, anche perché ehm, chi ha tanto volume, quindi grossi caricatori, o vanno con le compagnie marittime, negoziando il nolo di gruppo, quindi riuscendo ad avere magari un nolo competitivo perché viene negoziato, vengono messi i volumi sul tavolo, perché diciamo la verità, per avere eh, i noli bassi bisogna dare il volume, certo. perché senza volume eh, è difficile. Quindi io i volumi non li ho, cioè io sono piccola, quindi è difficile che grazie a me riesca ad avere un nolo molto basso. Quindi i grandi o vanno con le compagnie marittime oppure si affidano ai grandi spedizionieri, ai grandi gruppi certo. di spedizionieri. E questi mettendo sul piatto i loro volumi, insieme ai volumi di altri, riescono ovviamente a negoziare dei noli che come appunto diceva il dottor Pitto, che mi spiace non ci sia, comunque eh, i noli a lungo termine è difficile per i piccoli e medi spedizionieri averli. Mm. Cioè, è molto difficile. È proprio difficile averli. È difficile averli perché, eh, vabbè, poi ho di fianco. <ride> ecco, eh, chi, può chi può dare sicuramente un contributo eh, più all'altezza, ecco, da dal punto di vista delle compagnie marittime. Però è molto difficile adesso avere un nolo a lungo termine o pensare con il nolo a lungo termine di avere più lavoro. Io seco cioè, secondo me. Eh, bisogna eh, capire prima di tutto che per andare a lavorare direttamente con le compagnie marittime bisogna fare un investimento, un investimento ehm, che deve portare i suoi frutti. Quindi vuol dire io il mio investimento mm -hmm. che ho fatto lo ripago con la differenza di noli che riesco a risparmiare andando diretta con la compagnia marittima e soprattutto come faccio io a capirlo? È molto complesso valutare l'investimento se ha dato i suoi frutti o no, perché in ogni caso eh, affidandoti a uno spedizioniere tu esternalizzi tante cose che sono molto complesse e devi avere comunque all'interno della tua azienda del personale qualificato che sappia far fronte anche a problematiche documentali molto complesse, per non parlare del fatto che non se ne è ancora parlato ma... Ci terrei a, a parlare anche di questo, la privacy. Mm. Spesse volte ci dimentichiamo che viviamo in un mondo dove i dati vengono trasmessi in maniera velocissima. E io ho avuto due clienti che si sono lamentati con me perché eh, hanno ricevuto delle mail mm. dall'India e dalla Cina dove erano... Eh, nominati in chiaro, cioè c'erano delle tabelle dove c'era il nome del caricatore, il nome del cliente, il prezzo di vendita del prodotto, i volumi, i TU E mi dicono: Alice, ma com'è possibile che qua hanno queste informazioni? Hanno queste informazioni perché? Perché prima di tutto andando diretto con la compagnia marittima esponi il tuo traffico, cioè è visibile, è visibile. Eh, tanto più il, se si fanno dei tender voglio certo. dire certo comunque la master che yeah. diventa bill of lading diretta è un documento a tutti gli effetti pubblico mm -hmm. cioè quindi se noi andiamo a lavorare direttamente o abbiamo una consociata che vende sulla consociata allora siamo tranquilli perché dici sono sempre io ma il che vada attaccano la mia sede negli Stati Uniti. Ok, ma se il tuo commerciale ha fatto tanta fatica a trovare un cliente, e questo cliente è d'oro perché ti sta dando tantissimo lavoro con una marginalità molto alta, vale la pena esporre questo traffico pubblicamente, farlo vedere pubblicamente e fare in modo che anche il tuo competitor lo attacchi? Perché potenzialmente è visibile. Assolutamente. Un'ultima cosa che volevo chiederti mh, rapidissimamente. E negli ultimi due anni, quando sappiamo benissimo congestione, noli alle stelle, difficoltà a imbarcare i container, eccetera, eccetera, eh, in quegli anni lì mi ricordo che la priorità non era tanto avere un nolo, ma era avere l'imbarco. E lì lo spedizioniere medio-piccolo come fa a garantire l'imbarco al suo cliente? Allora. In 30 secondi? In 30 secondi, eh, vabbè, questa è l'esperienza. Mm. Perché lì mi ricordo che i grandi spedizioni dicevano che la nostra fortuna è quella di io avere imbarcavo. a disposizione. Sì, allora imbarcavo, ehm, non avendo volume sufficiente per poter avere anche dello spazio garantito o comunque dei noli aggressivi e allo stesso tempo che potessero garantire l'imbarco. Eh, io, ad esempio, ho fatto pagare il nolo al cinese. Mm. cioè eh, avendo poi io viaggiando tantissimo. Eh, anche per la questione dell'Exworks, uh -huh. perché purtroppo in Italia si esporta in Exworks, quindi se vogliamo fare l'export bisogna viaggiare uh -huh. e senza aver paura di, ah oh, oddio, sempre in giro, ah sì, sono in giro perché, perché l'export è pagato purtroppo nel mondo. Okay. Uh -huh. E il caricatore pensa che con l'Exworks abbia risolto tutti i suoi mali, uh -huh. che non abbia responsabilità, che non ci siano problemi, eccetera. Invece, purtroppo. Eh, caricando la merce ovviamente anche perché la resa Xworks è un ibrido non esiste nella realtà ok io ho avuto anche clienti che mi hanno detto bene la merce qua ritirala no <ride> chi la carica no i documenti non li faccio perché X-Works no non è proprio così mm. però ehm, viaggiando molto ho conosciuto tantissimi agenti conosco tantissimi agenti e so ovviamente qual è eh, l'agente cinese che mi può dare mm. garanzie di imbarco e mi può dare anche un ottimo nolo e, e poi un'ultima cosa per chiudere, non se ne è parlato, eh, però la Cina è in crisi nera, cioè siamo in un periodo in questo momento dove in televisione non passa, ma vi assicuro che viaggiando spesso, parlando anche con i cinesi, siamo in una fase molto delicata. E rispondo anche piccolo, in maniera molto breve a, alla domanda prima del, dell'intermodale dalla Cina. Mm -hmm. Allora tutto è legato perché alla fine siamo in una fase in cui la Cina è in sofferenza. È in sofferenza perché? È in sofferenza perché non c'è carico. Perché non c'è carico? Cioè che cosa è cambiato? Perché la Cina non sta producendo, non sta esportando, non sta caricando? Che cos'è che è cambiato? Sono cambiate due cose principalmente. Una, la politica del governo cinese che ha fatto un autogol perché ha chiuso le fabbriche durante il Covid e non potevano produrre, quindi le, le fabbriche cinesi si sono trovate con gli ordini in mano, ma non potevano produrre la merce. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno aperto in paesi limitrofi, hanno aperto in Vietnam, hanno aperto in Indonesia, hanno aperto nei paesi accanto a loro, nel Far East, per fare in modo di dare continuità alla produzione. Però ovviamente questo non è avvenuto immediatamente. Quindi c'è stato un momento in cui... La Cina era parecchio in sofferenza e anche nel mio piccolo tanti italiani hanno detto sai cosa c'è? Al posto che comprare dalla Cina, compro dalla Turchia, compro in Italia. Perché no? Quindi la Cina ha perso ordini. E poi, cosa importantissima che anche qui non se ne parla ma è veramente molto importante, gli Stati Uniti stanno facendo una politica aggressiva contro la Cina. Tant'è vero che stanno obbligando anche un po' il governo italiano a interrompere la via della seta, a interrompere i collegamenti con la Cina, perché? Perché non vogliono più avere merce con scritto Made in China. Infatti io vorrei chiedere, domanda mia ai caricatori precedenti, se hanno avuto dei clienti che gli hanno chiesto non vogliamo più merce made in China, perché io ho dei clienti eh, che hanno avuto eh, ordini cancellati perché la merce aveva l'etichetta con scritto made in China. Qualcosa di questo lo possiamo chiedere anche a Kozlice e a Fuochi. Eh, ad Augusto Kozlice, però, volevo anche domandare, visto che il titolo della giornata è anche integrazioni verticali, in un caso come la Fratelli Kozlice di integrazioni verticali e orizzontali, recentemente ne avete fatte molte. Quindi, non solo i carrier si espandono e cercano di integrare la catena, ma anche i grandi gruppi, tra virgolette, locali italiani, dall'agenzia marittima sono passati al. Logistica, all'intermodale, all'armamento. Qual è il trend insomma, dal vostro Ma, punto di vista? Sì, io sono un po'. Mh, grazie grazie per, a tutti per avermi invitato, grazie, okay. sono molto contento. E, mh, sono poi in imbarazzo perché ho un po' un ca tanti cappelli. Perché eh, sono agente marittimo, sono spedizioniere, eh, sono armatore, specialmente nel campo della Marine Energy. Eh, siamo operatori doganali, eh, abbiamo la compagnia di, di camion e in più eh, facciamo anche logistica, ovviamente. Per cui eh, in più abbiamo anche un'attività un siderurgica per mm. cui siamo anche produttori di, di prodotti d'acciaio, di ramiere, di tubi. Per cui mh, rivestiamo un po' tutto il campo, per cui sono un po' caricatore, sono un po' mm. eh, armatore, sono un po' agente marittimo spedizioniere. E la nostra politica è stata appunto: eh, grazie anche alle nostre importanti partnership che abbiamo mm. eh, sia con Cosco. Eh, che è con Arcas. Eh, siamo un po' delle mosche bianche perché ricordatevi che Cosco in giro per il mondo eh, ha praticamente il 100% di uffici propri, mentre eh, noi eh, in Italia abbiamo una partnership, anzi due società paritetiche con cui eh, lavoriamo e pensiamo di lavorare ancora per molti anni. Eh, grazie a queste anche partnership ci siamo, eh, abbiamo sviluppato questa questa verticalizzazione diciamo per cui abbiamo investito molto in acquisizioni logistiche in, um, adesso a breve eh, finalizzeremo una importante ac acquisizione del campo della distribuzione del magazzinaggio e vuoi annunciarla oggi no <ride> <ride> no perché porta sfortuna oh, sì. no. Eh, no. principalmente sì, diciamo che... eh, però ah. dico siamo molto attivi eh, sono molto attivi in generale nel, nel, nel fare impresa, nel creare eh, di riempire, se vogliamo dire, tutta la supply chain in modo da offrire ai caricatori la possibilità di, di, di fare tutto per loro. Ma appunto nei rapporti con i caricatori eh, cerchiamo di essere soprattutto eh, molto innovativi. Eh, cerchiamo di cercare di chiedere a, a loro di dirgli a loro che cosa dovrebbero fare per fare le cose meglio, con meno lavoro e con più efficienza. Eh, questo per noi eh, è molto importante. E poi puntiamo molto ovviamente sulla digitalizzazione. Con, eh, con alcuni di, di caricatori presenti eh, qua in sala eh, abbiamo dei rapporti molto stretti. E non solo con questi, dove forniamo proprio delle piattaforme logistiche in modo che il caricatore sa esattamente dove si trova il suo contenitore. C'è un tracing che è molto, molto evoluto e lo facciamo di nuovo al nostro interno con la società informatica eh, che fa parte del nostro gruppo. Per cui questa è un po' la, la politica. Della fratelli c'è sicuramente una politica di investimenti, una politica di fare imprese, una politica di, per creare occupazione e continuare a, a indebitarsi, perché questo è il nostro spirito: sia noi no, eh, cerchiamo di non vendere, anzi, non venderemo, ma bensì eh, cerchiamo di comprare, e comprare vuol dire anche ehm, cercare di, eh, quando compri di migliorare quello che tu compri, mantenere il nome, mantenere la società che compri, cercare di renderla più forte, e questo è un po' lo, il nostro spirito. Le aree in cui prossimamente il vostro gruppo crescerà? Una l'hai menzionata la logistica, un'acquisizione? Sicuramente la logistica ce ne sono alcune acquisizioni che stiamo adesso cercando di chiudere entro la fine dell'anno, eh, sicuramente moltissimo nel campo della Marine Energy, così la chiamiamo, che è un'attività eh, eh, originariamente di eh, trading di bunker che eh, facciamo già da eh, svariati anni. Eh, noi vendiamo circa un 7-8 milioni di tonnellate di bunker in giro per l'anno per il mondo. Eh, abbiamo adesso, tramite anche mio figlio che si è impegnato molto su questo settore, eh, investito molto sul, su delle betoline LNG, eh, due sono praticamente, una è già stata consegnata, si chiama Alice Kosulic, eh, la seconda si chiama Paulina, eh, verrà consegnata a febbraio e stiamo negoziando l'acquisto, la costruzione di una nave a metanolo. Eh, lo facciamo perché i nostri clienti i nostri clienti del bunker eh, ci chiedono eh, loro dice, ma cosa faremo quando avremo le navi LNG, quando faremo le navi a metanolo eh, c'è molta confusione su questo argomento dell'energia, dell ricordatevi perché io non sono un esperto, però eh, ho capito due cose. La prima che c'è un grosso problema di disponibilità del prodotto, eh, sia che sia metanolo, sia che sia ammonia, sia che sia idrogeno, eh, è una grossa un problematica. E la seconda è il costo perché ovviamente poi eh, sappiamo tutti che eh, l'armatore poi prima di fare un rifornimento guarda anche cosa, cosa gli costa il prodotto. Questo sicuramente è qualcosa su cui noi puntiamo eh, tra l'altro, abbiamo la fortuna anche che eh, una, la, la nave, la Alice Kosulic, sarà a Monfalcone il 30 di novembre eh, per fare il primo rifornimento di LNG a una nave Fincantieri. E, per me è anche una questione di tradizione, come voi sapete, la mia famiglia, in particolare il fratello di mio nonno, ha fondato eh, la Fincantieri eh, a Monfalcone, e, tra l'altro si chiamava Augusto come me, e, mh, e questo per cui anche, riveste anche una. Così, una caratteristica emotiva che è molto importante, guardate un po': la nave proprio viene a fare il primo rifornimento uh, a Monfalcone. Per cui, è una cosa molto bella. Eh, Giulio Scanone, IL Investimenti, quindi gruppo PSA, LogTainer, Madov, interessi anche nel tuo caso in varie, vari settori della logistica. Ecco, rispetto a quanto è stato detto fino ad oggi, eh, su cosa vorrebbe commentare? Ad esempio, io penso al discorso intermodale, sono stati chiesti treni. Dai porti liguri verso Lombardia, Piemonte, voi avete iniziato a farli verso la Svizzera, funzionano bene, verso Stoccarda recentemente, quindi si riesce a far funzionare il telone nel trasporto container in condizioni competitive e da parte del mercato anche non solo italiano, ma centroeuropeo? La domanda c'è. Ah, intanto, buonasera, grazie. Eh, conscio del fatto che il mio sia uno dei ultimi o pochissimi interventi che vi separano dal cocktail o dal tornare a casa cercherò di essere abbastanza breve perché per essere eh, se no diventa un disastro um, inizio provocatoriamente con una domanda cioè a me, a me avrebbe fatto piacere chiedere al panel dei caricatori che mm -hmm. c'era poco fa eh, quanto in più sarebbero disposti a pagare per avere un trasporto più sostenibile. Dal io punto la di risposta l'ho, vista... no, perché ne abbiamo parlato informalmente prima di oggi nel, nel confronto che abbiamo avuto e sarebbero disposti. Quanto non lo so, ma di più no, rispetto no, ad oggi sì. Io mi ricordo di aver um, partecipato a un convegno a Lugano in questa primavera, nella quale c'era la signora che è responsabile della logistica di tutto il gruppo IKEA, mm -hmm. eh, la quale ha fatto uno statement eh, molto forte, né? lei ha detto noi non vogliamo più spostare la merce via camion, mm. vogliamo spostarla soltanto con mezzi maggiormente ecosostenibili. Sì. Eh, non importa quello che questo ci costa o ci mm. costerà, ma questa è la nostra mission, mm. è quello che ci chiede il nostro cliente finale, nel momento in cui il nostro cliente finale, la domenica pomeriggio, con grandissima gioia dei mariti, le mogli dicono andiamo all'Ikea oggi, <ride> e eh, tu vuol dire cerchi di... Trattenere la bestemmia, ma alla fine poi dici: Sì, tesoro, andiamo. Eh, quando vai a comprare il comodino Trudy, tu devi sapere che il comodino trudi è stato portato eh, a costo zero o scusate, a costo zero a carbon emission eh, più basse possibili. Detto questo, ehm, questo è secondo me un tema: perché l'intermodalità, come diceva anche il dottor Gaslin, esiste già. Ed effettivamente noi non siamo stati così bravi nel mm. pubblicizzare i nostri. Eh, i nostri servizi che esistono già. Esiste però secondo me qualche altro vincolo di mercato che è un vincolo dovuto a cose intangibili, cioè eh, il, il abbiamo sempre fatto così. No? Il camion consegna giorno a su giorno a. Ma se ci fossero tre treni al giorno che partono a orari fissi da qualsiasi terminal, adesso non parlo di Spezia piuttosto che di Genova o di eh, altri terminal, che partono il giorno A, consegnano il giorno A, quindi vuol dire il tipo di servizio certo. non, sarebbe così diverso, non sarebbe così diverso. È chiaro che questo presuppone che ci sia un terminalista o un operatore intermodale che si mette in condizione di poter fare quel tipo di investimento, perché è chiaro che è un investimento che sarà in perdita quantomeno per i primi tempi. Certo. E poi ci vuole anche una recettività da parte non soltanto dei caricatori o dei ricevitori finali, ma soprattutto anche degli intermediari nella catena logistica, quindi da parte degli agenti marittimi e da parte degli spedizionieri. Che magari a volte, insomma, nell'intermediare un trasporto camionistico hanno anche il loro, eh, il loro tornaconto, legittimissimo peraltro. Quindi eh, questo è, è, è un fatto. C'è però. Un tema macro secondo me che va, va sottolineato e che non è ancora emerso. E cioè, il tema macro è che noi siamo in un paese dove per il ferro bonus, e quindi per incentivare il cambio di modal shift dal camion a, al ferro, quindi dalla gomma al ferro, sono stati stanziati 22 milioni di euro. Ok. Mm -hmm. Sapete a quanto ammontano eh, gli incentivi per invece l'autotrasporto? A oh, un miliardo. Allora, come facciamo a pensare realmente di creare intermodalità, di creare modal shift, di incentivare il trasporto via, via ferro, quando in realtà da parte del governo, di questo governo, così come di quelli prima, vuol dire non è un rilievo a, a questa... A questa gestione eh, c'è una disparità così evidente no? perché c'è un miliardo di ci sono un miliardo di risorse che il governo alloca a favore dell'autotrasporto fra le accise cioè, ehm, la formazione posso provare a dare una risposta alla sua domanda assolutamente lavorando sui caricatori forse visto che sembrano intenzionati seriamente anche a un costo leggermente maggiore a dire sì ok punto sul treno rispetto alla gomma nel senso che poi di fatto sono loro sì, o gli spedizionieri ecco però, che... però bisognerebbe lavorare cioè bisognerebbe avere una consapevolezza di questo che probabilmente non esiste uh -huh. e bisognerebbe poi eh, eh, parlarne a roma no uh -huh. nel senso io facevo questa conversazione recentemente con il dottor Ferraris che è eh, l'amministratore del gruppo FS il quale, col quale parlavamo di reengineering, cioè uh -huh. Uno deve dire: Ok, voglio veramente portare il 30% o il 40% di tutte le merci via treno. Benissimo, allora prendo una parte di quel miliardo e lo destino a fare un'altra cosa. Oppure lascio il miliardo intatto, non me ne vogliono gli autotrasportatori. Già eh, dire, sono pieno di gente che mi odia, per cui non vorrei crearmene degli nuovi stasera. E magari aumento quei 22 milioni, che, eh, che invece sono una misura che nel nostro settore è assolutamente mh, ancora grazie che ci sono, insomma, ma sappiamo perfettamente che sono una goccia nel mare. Insomma, ecco. Quindi dal punto di vista dell'intermodalità credo che ci sia tanto da fare. Qualcosa esiste già, tanto esiste già, ma c'è tantissimo ancora da fare, c'è uno spazio enorme di crescita. Soprattutto però dobbiamo avere una consapevolezza diversa, tutti dai caricatori e ricevitori fino a chi ci governa che dovrebbe allocare, secondo me, una serie di risorse un pochino più equilibrate rispetto a quanto non sia il caso adesso. Conscio del cocktail che ci aspetta, mi fermo direi. Non preoccuparemo, ci sono dei tempi per cui non abbiamo di... no, Grazie intanto. Fuochi, eh, due domande. Vabbè, una, eh, una risposta al tema eh, treni Cina-Europa, visto che eh, tu sei stato uno specialista e eri uno che lo, lo, li promuoveva in maniera molto attiva. Sì, eh, l'altra domanda è, eh, lo abbiamo scritto recentemente, un, un colosso come Apple, e non è l'unico, Recentemente ha detto che proprio per questioni di carbon footprint, footprint eccetera, ha, eh, cercherà di eh, far prevalere le spedizioni via mare rispetto al via aerea per sostanzialmente ragioni di emissioni, limitare le emissioni. Visto che tu sei molto attivo anche sulla parte del via aerea, la vedi effettivamente questo rischio a favore del via mare o no? O sono solo slogan? Diciamo Bene, così? Per la prima parte, trasporto ferroviario dalla Cina diciamo che continua a funzionare anche con eh, del, dei numeri abbastanza, abbastanza interessanti. A fine luglio sono stati realizzati circa 10.000 treni per un milione di teu, è diminuito in maniera pesante il traffico sull'Italia, un po' per la percezione eh, ovviamente negativa. Che c'è da un po' di tempo che sta parte nei confronti eh, della Cina, ma anche e soprattutto per il timore della guerra che eh, in qualche modo potrebbe causare delle interruzioni al trasporto ferroviario. Cosa che non è successa, infatti i treni sulla Germania continuano regolarmente, Duisburg ne beneficia moltissimo, ha sviluppato una struttura logistica di grandissima importanza, così pure la Polonia che si è posta al centro se vogliamo di una logistica distributiva europea portando via spazi di mercato anche alla stessa, alla stessa Olanda è anche vero che il trasporto ferroviario costa molto di più del trasporto marittimo ma anche qui dobbiamo valutare dove sono le fonti di produzione perché se io produco a Xi'an che è 1800 km distante dal mare e da Xi'an spedisco in una località interna in Europa allora vediamo che i costi di trasferimento dal luogo di produzione al porto, dal porto alla destinazione finale, contribuiscono a equalizzare il costo del, del nolo. Quindi la ferrovia funziona ancora, può essere rischioso spedire per ferrovia, ma eh, in effetti mh, funziona. Noi come gruppo Logwin eh, facciamo parecchi treni al, al mese eh, dalla de, Cina. Però l'Italia viene servita quindi poi via Camion dal centro Europa a Duisburg piuttosto sì, che? Sì, sono stati fatti dei tentativi. Vi sono pochi treni. Che, eh, in effetti, è uno dei limiti che abbiamo sempre avuto, anche diciamo, a livello di spedizionieri. Non siamo mai riusciti a metterci d'accordo per fare almeno uno o due treni alla settimana mm -hmm. dal terminal di Malacevica o da Duisburg verso, verso l'Italia. E questo, secondo me. È un, è un grosso limite da, da parte nostra. Sostenibilità potrebbe effettivamente favorire il via mare rispetto alla via aerea? Chiaramente allora, per ehm... una nicchia molto limitata. Arriviamo inicali. al punto che mi viene chiesto di spedire delle opere d'arte mm. via mare, quindi mm. per un discorso di sostenibilità, Però. senza considerare poi che anche il trasporto via mare se non è un trasporto. È più diretto... estremo di quanto pensassi. Allora il treno: sì, sì no, assolutamente sì. Eh, diciamo che è un tema che è di estrema attualità. Però spesso eh, devo dire che non c'è questa propensione a pagare i costi della sostenibilità. Le certificazioni che dobbiamo fare, le procedure che dobbiamo seguire, i sistemi di cui dobbiamo dotarci hanno tutti un costo uh -huh. e mh, spesso il mercato questo costo non lo riconosce. Dobbiamo essere sostenibili ma a nostre spese. E quindi questo è un po' un messaggio che eh, vorrei dare ai caricatori. Caricatori che eh, hanno sofferto di un periodo in cui... I Noli sono arrivati alle stelle, ma era anche una situazione estremamente particolare, una situazione in cui finalmente si è riscoperto il ruolo dello spedizioniere, che emerge soltanto quando una nave ferma a Suez, quando c'è un problema tipo quello del Covid, spesso emerge perché in prima analisi. Si accusa magari, lo spedizioniere di aver scelto male la compagnia. Non dovevi scegliere quella compagnia che è fallita, non dovevi scegliere quella compagnia che passava da sua. Ma comunque eh, lo spedizioniere torna eh, comunque un elemento eh, di eh, interesse e di supporto da parte del mercato. Quando le cose si stabilizzano, c'è forse meno interesse se non in funzione di eh, situazioni in cui effettivamente occorre una assistenza particolare, una professionalità o c'è um, un, dei flussi eh, di, eh, di carico verso destinazioni eh, le, più, le più varie e quindi occorre un qualcuno che possa curare effettivamente il trasporto un po' in, in tutto il mondo. Tra l'altro mi, mi fa sorridere il pensiero che così come per gli spedizionieri anche i giornalisti devo dire che in momenti di criticità penso alla Ever Given nel canale di Suez, penso alla crack di Angine, cioè in quei momenti lì riceviamo le telefonate addirittura dei caricatori. Mi dite questa nave dov'è, se arriva o non arriva? dirò, c'è lo spedizioniero a cui rivolgersi. Allora, Farnetti di Macport, continuiamo sul tema sostenibilità produttività dei terminal portuali visto che voi insomma, vendete macchine da sollevamento perché eh, sempre nei nostri briefing pre-convegno era emerso un tema interessante, cioè noi vendiamo macchine di ultimissima generazione che magari hanno anche un costo leggermente superiore, però poi questo aumento di produttività questo aumento di sostenibilità rischia di essere vanificato da altri fattori retroportuali piuttosto che di altro genere. Sì c'è sicuramente un discorso ampio e complesso che attiene quello che è oggi lo sviluppo tecnologico delle macchine, che Liber nella fattispecie, ma penso anche i nostri concorrenti, producono. Eh, questi processi di informatizzazione, questa richiesta che da parte di tanti terminalisti, sia che siano terminalisti di terminal container che terminalisti multipurpose, ci chiedono, cioè, macchine sempre più performanti macchine che soddisfino quelli che fino a ieri erano anche ben remunerati con i contributi della 4.0, per cui nell'ultimo triennio c'è stata sostanzialmente anche una eh, cospicua trasformazione di quello che l'equipe portuale è presente nei terminal italiani. Eh, Liber personalmente ha venduto diverse macchine in diversi porti. Mi dispiace, come diceva lei, che il dottor Gallozzi questa sera non sia... Presente, ma sarebbe stato il chiaro esempio di un terminal che ha completamente stravolto le sue capacità di, di handling perché dal 2017 si è completamente affidato a Liber con macchine di ultima generazione che sicuramente hanno contribuito alle capacità dei suoi manager nel sviluppare il, il traffico nel porto di Salerno. Questa tecnologia però è chiaro che non può essere vista a fine se stessa o la si può decontestualizzare da che cosa? Da quelli che sono poi eh, da quelli che vengono definiti anche poi i colli di bottiglia che possono essere interni al terminal anche per scelte imprenditoriali di chi magari fa un investimento eh, altamente tecnologico in prospettiva, quindi lo utilizza per sviluppare poi anche la sua infrastruttura interna. Eh, Oppure ci sono, e qui entriamo poi in un tema più complesso che è già stato comunque anche dibattuto da, da coloro che, hanno, che sono intervenuti precedentemente, e cioè quello dei costi legati alle infrastrutture, perché l'intermodalità è sicuramente un qualcosa di cui tutti eh, chiedono un incremento, di cui tutti rivendicano, la rivendicano come necessità, però è anche vero che questa intermodalità l'ha detto eh, prima dottor Schenone se non ricordo male eh, è capitato anche a me leggendo un report della comunità europea a cui ha fatto poi anche eh, diciamo così spalla un rapporto di Greenpeace ecco dal 1995 al 2021 nella comunità europea sono stati investiti 1500 miliardi nel settore autostradale, stradale 930 eh, milioni in uh, infrastrutture ferroviarie che hanno avuto anche una diminuzione in termini percentuali perché alcune tratte sono state chiuse. Io personalmente vivo a Ravenna, è una città che è collegata a Bologna dalla monorotaia, cioè il traffico commerciale si alterna al traffico, al traffico eh, turistico, o, 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 e, quindi merci e, e persone viaggiano nella stessa tratta sulla monorotaia. È 30 anni che se ne parla, immagino che ci siano difficoltà di varia natura. Eh, adesso noi qualche mese fa siamo stati anche alluvionati, quindi si è unita una difficoltà a quelle che già ormai stanno diventando ataviche. Però ecco, la distanza tra ciò che ci sembra utile, funzionale allo sviluppo della nostra economia e la realtà è una distanza che ancora difficilmente si riesce a colmare. L'ultimo dato, estrapolato dal sole 24 ore della settimana scorsa, 31 miliardi di fondi del PNRR destinati a quella che deve essere la transizione ecologica sono stati messi a spesa eh, 2, al 30 di giugno, quindi non so gli ultimi mesi, ma al 30 di giugno di quest'anno sono stati messi a spesa 2,4 miliardi, quindi parliamo dell'8% dei fondi stanziati per il periodo 2026. Ora, se neanche quando ci danno i soldi riusciamo a cantierare in termini immediati delle infrastrutture che unanimemente sono ritenute funzionali, io credo che sicuramente i produttori come Liber continueranno a investire perché sono filosofie di vita, sono convinzioni eh, dei manager, sono anche scelte obbligate quelle di andare verso una transizione ecologica, quella di eh, dare produttività più significative ai mezzi che si mettono sul mercato però ecco non può essere un, un lavoro fine se stesso se non trova poi sponda e spalla in queste realtà che devono collegare eh, il porto con la destinazione finale e quindi tutto il ciclo della logistica integrata. C'è un ultimo argomento che abbiamo toccato molto marginalmente ma sul quale mi interessava un commento da parte di Schenone e di Cosulic Gigantismo navale, perché qualche caricatore me l'ha chiesto. Eh, gigantismo navale, in realtà ad oggi eh, in Italia Gioia Tauro le 24.000 TU già arrivano, le lavorano e ok. MSC qualche scalo prova a Trieste, a Spezia e a Genova l'ha fatto, Vado Ligure eh, di fatto è già oggi attrezzata per accoglierle. Si tratta di sistemare una diga, ma nell'arco di poco tempo le, le può ricevere, le, di fatto le 16 18000 le ha già ricevute. Eh, le vedremo poi concretamente nei prossimi anni, secondo voi o no? Perché ci sono chiaramente dietro delle valutazioni di, di volumi, di produttività, di convenienza, di transit time. L'ETS potrebbe impattare anche su questo, perché se porta via il transshipment difficilmente eh, insomma, ci porterà mega navi. Partiamo da Kosovic. <ride> No, io... Lascio a Giulio parlare delle infrastrutture. Tu come agente. Che, che più, amico, è che come è più competente. No, io noto che questo problema dei 24.000 è un problema grosso. Mm. Perché, faccio un esempio, perché attualmente eh, portare un contenitore da Farista al nord Europa costa... Forse 20-30% in meno eh, di quello che costa per portarlo in Mediterraneo. Per cui eh, l'idea che si faceva della via della seta di portare i contenitori da, dal Mediterraneo attraverso via Treno per andare su è completamente sparita. Questo perché? Perché chiaramente nel Nord Europa le navi da 24.000 eh, arrivano in maniera regolare e senza nessun tipo di problema, per cui sappiamo benissimo che lo slot, il costo dello slot eh, per una nave da 24.000 è sicuramente più basso dello slot di una nave da 14 o 13 o 15, quello che è. Quindi di conseguenza i noli possono essere molto più competitivi eh, per andare Per cui questo qui è un danno proprio per il Mediterraneo. Eh, e questa è una realtà di fatto. Eh, se poi in un futuro questa situazione dovesse cambiare, lascia la parola a Giulio che, che è un esperto. Vabbè, esperto adesso, non ho tanti capelli quanti ne hai tu, mi metto il cappello da terminalista per due minuti. Io credo che, salvo eccezioni, non, non ne vedremo perché ehm, allora, di solito cosa succedeva? Quando usciva la nuova classe di navi, che fossero le 14, mm. le 16, le 18, le 20, le 22, adesso le 24, queste venivano immesse nei tre trade principali, quindi Far East, Nord Europa, eh, il Transpacifico e raramente il, la costa atlantica, quindi Europa. Eh, Stati Uniti e le navi che invece erano in quei, in quei loop venivano spostate sul, sul loop mediterraneo. Ehm, quindi io credo che salvo eccezioni eh, le 24.000 verranno utilizzate in altri, in altri mm. trade. Eh, C'è un altro ragionamento da fare che è legato a, a, al ragionamento del, dello scrapping, cioè nel senso, ovviamente ci saranno una serie di navi però hanno chiaramente una capacità molto inferiore che non sarà più, per le quali non sarà più economico l'adeguamento alla, alla nuova forma di, di, di propulsione, di carburanti per la propulsione, e conseguentemente questo probabilmente potrebbe avere, potrebbe incidere in, in qualche modo. Eh, credo che questa sia la previsione quanto medio a, a medio termine, anche in attesa di trovare una soluzione a, al problema energetico come diceva Augusto prima eh, ancora c'è molta confusione non soltanto per quale sia il, il tipo di carburante più adatto a medio e lungo termine e poi successivamente la parte della catena dell'approvvigionamento e eh, il costo e quant'altro c'è ancora un aspetto però eh, che mi preme sottolineare e qua veramente metto il cappello da terminalista ma mi viene da dire ma è corretto che i porti, adesso parlo diciamo dei dei porti in senso pubblico, non mm -hmm. tanto dei terminalisti privati, siano costretti a rincorrere questo gigantismo navale e a investire risorse e a continuare a investire risorse nel tentativo di ehm, poter accogliere queste navi? Ora, non voglio fare un, dare l'impressione di essere fautore di una politica protezionistica o quant'altro, perché è tutt'altro, ma mi ricordo che questo era un tema che ad esempio negli Stati Uniti era stato posto qualche anno fa, no? perché nel momento in cui uscivano queste navi, venivano costruite sempre più grandi, a un certo punto l'autorità portuale di qualsiasi porto sulla costa orientale o occidentale... Si poteva legittimamente chiedere, ma io devo continuare a investire centinaia di milioni di dollari per fare l'upgrade ai fondali e alle banchine? È lecito, è legittimo, è corretto? Dopodiché è eh, una Perché domanda. Non provo a darla io la risposta, e cioè, il decisore politico sembra che abbia detto di sì, visto quello che si cerca di fare in termini di nuove banchine, di dragaggi, di. si cerca di spianare la strada a queste navi, almeno lato politico, la volontà, l'intento è quello che ci si riesca, che abbia una convenienza, eccetera, ci sarebbe da discutere. Sì, ora allora è chiaro che ci sono due, due piani diversi, no? Perché per il terminal di privato eh, un investimento deve essere poi eh, commisurato al ritorno certo. che l'investimento stesso produce. Quindi posso comprare delle gru eh, più alte, più lunghe, per, eh, più veloci per gestire questo tipo di navi? Sì, sicuramente lo faccio e poi devo cercare di avere chiaramente un ritorno certo. sull'investimento. Certo. Eh, Faccio un esempio, insomma, a Livorno, che è un porto che io conosco abbastanza bene, c'è un uh, progetto, quale è quello di Darsene Europa, uh -huh. che prevede una spesa da parte del pubblico molto ingente, parliamo di svariate centinaia di uh -huh. milioni, per poter fare in modo che il porto di Livorno possa essere in grado di accogliere navi che superano i 9.000 teos, che attualmente è il limite eh, fisico. Uh, allora... Se io fossi un terminalista, e lo sono, del porto di Livorno, direi sicuramente questo è un investimento che va fatto. È un investimento pubblico privato e conseguentemente ci mettiamo a lavorare su questa cosa qua. Se io fossi un decisore politico, però, mi dovrei porre il problema: quanta overcapacity c'è? Quanta overcapacity esiste già nel range che va da Livorno fino a Vado Ligure? E ha senso che io investa? E se esiste l'overcapacity come esiste? Ha senso che io investa 300 milioni della, dei soldi della collettività lasciando perdere l'investimento dei privati per creare qualcosa che va a creare ancora più? Certo. Um, no, questo è un, è un tipo di... La giustificazione in questi casi è sempre quella, ma noi andremo a conquistarci il mercato del centro Europa, eccetera, eccetera. Sicuramente sì, però anche qua facciamoci una domanda. Bacale, Quanto mercato esempio. del Nord Europa pensiamo di poter conquistare? No, io sono, sono assolutamente d'accordo da con quello che diceva il dottor Gaslain. Noi dobbiamo prendere un mercato che attualmente non abbiamo. Cioè, e okay. che vale? Facciamo 5 milioni in totale il mercato del Nord, Nord, Nord Europa? Okay. Quanti milioni di contenitori o quanti contenitori pensiamo di essere realisticamente in grado di poter prendere? Quasi nessuno, Giulio. Ok, perfetto. Io penso, pensa che io in maniera molto ottimistica, molto ottimistica, nonostante sia lunedì, avrei detto che forse col terzo valico, con tutte le infrastrutture, avremmo potuto magari fra sei anni raggiungere un milione di teos. Ah no, non siamo, non siamo attrezzati dal punto di vista dei costi per mandare i contenitori da, da, dalla Liguria a Nord Europa, è impossibile, non, non ci sta, Però, appunto con la differenza di Nolo attuale, non ci stiamo nessuno Però è anche vero che i noli a volte sono stati più ravvicinati vabbè ma anche se fossero ravvicinati il costo che tu devi avere per portare il contenitore su con la differenza anche dei problemi infrastrutturali che abbiamo la tortona che bisogna certo. avere dopo il binario soprattutto quella serie di certo. problemi strutturali che abbiamo secondo me io sono molto pessimista non, non ci possiamo contare su quelle cose perlomeno pochi. a breve termine pochi? Volevo fare una piccola considerazione. Innanzitutto, valutiamo i flussi dei contenitori. Vi sono contenitori destinati al consumo interno in Italia, vi sono contenitori destinati a centri logistici, centri logistici distributivi a livello europeo ed è quello che succede in Olanda, nel nord Europa e così via. Quindi partendo dal presupposto che sì, stiamo parlando di contenitori, ma dobbiamo anche guardare all'interno del contenitore, che cosa trasportiamo, quali lavorazioni possono essere effettuati anche solo da un punto di vista logistico delle merci che sono all'interno del contenitore. E qui arriviamo al discorso, appunto, dei centri logistici, centri logistici per una distribuzione europea. Ed è qui dove dobbiamo intervenire maggiormente, dove dobbiamo intervenire come con le zone economiche speciali, con le zone logistiche semplificate, che non devono essere quello che è stato ipotizzato, quindi allargandole sempre di più, ma togliendo quei contenuti specifici di una zona franca vera. Vediamo l'esempio di Jebel Ali o comunque delle zone franche di, eh, di Dubai, eh, di Weigau-Chao in Cina, di Shenzhen, di Hainan, di Singapore stessa o di, o di Hong Kong. Sono luoghi in cui possono avvenire tutta una serie di lavorazione, di produzione, di assemblaggi, di attività logistiche e quindi comportano una... Un accentramento di flussi di traffico uh -huh. ed è questo su cui dobbiamo puntare se vogliamo sviluppare ulteriormente. Non abbiamo bisogno di spedire il contenitore in Nord Europa se avessimo dei centri logistici efficienti in Italia per favorire una logistica distributiva intraeuropea. Mi ha colpito il pessimismo di Kozlice perché oggi PSA, ad esempio, un terminal su Basilea e ha iniziato uno su Stoccarda, lo ha. È costato all'inizio, però funziona. È chiaro che parliamo di, di numeri ancora relativamente bassi. Pensavo e speravo che invece si potesse, a determinate condizioni, conquistare un po' di traffico in Centro Europa. Chiaro, forse non un milione, ma. No. Yeah, speriamo. <ride> qualche d'uno ha qualche domanda, qualche commento, qualche riflessione che, che ha voglia di fare? O preferite andare al light dinner? Cocktail dinner. Allora io vi ringrazio, mi sembra che abbiamo parlato praticamente di tutto quello che avevamo in scaletta, un applauso, grazie ai nostri relatori, grazie a voi per aver partecipato, poco da dirlo più a destra, grazie.